Amici dell'atletica leggera, amici della velocità, ma non solo, perché solo di velocità non parleremo. Benvenuti, benvenuti a una seconda edizione qui allo Stadio Ridolfi del Firenze Sprint Festival. Con me Laura Strati. Buonasera Laura. Buonasera a tutti, buonasera Andrea. E allora si parte con un'altra edizione. Vediamo qui due dei tre pilastri dello Sprint Festival, non solo di Firenze, perché non parleremo solo di questa. Andrea Amato, Jacopo Marin, buonasera ragazzi. Allora, come va? Ciao a tutti, buonasera. Ciao Laura, ciao Andrea, grazie. Va benissimo, soprattutto con questa giornata fantastica, sole, tempo magnifico e tanta atletica. E andrà tutto benissimo, alla grande. Tanta atletica, Laura, qui tantissimo. C'è veramente tanta carne al fuoco. Tanta atletica, tanto sole, in un anno importante poi. Iniziamo col sole con questo Sprint Festival a Firenze, in un anno importantissimo, tra due mesi europei di atletica a Roma. E tra un altro po' di... a inizio agosto avremo le Olimpiadi a Parigi, nel mezzo delle rassegne internazionali giovanili, quindi siamo prontissimi. Tanti, tanti appuntamenti e si parte forte quest'oggi qui a Firenze con lo Sprint Festival. Vedremo tanti atleti importanti in un anno davvero denso, densissimo di appuntamenti. Hai parlato giustamente dei campionati europei che si terranno più o meno nella prima metà di giugno a Roma, quindi sarà un evento davvero importante per la nostra federazione, ma per il nostro movimento. Olimpiadi, ma nel mezzo c'è anche qualcos'altro molto attinente alla velocità, no ragazzi? Ne sapete qualcosa voi per caso? Veloci a rispondere. Qualcosina sì, no? 18 maggio anche a Roma, Sprint Festival. Cosa quarta edizione? Quarta edizione a Roma, seconda a Firenze, ma a Roma il 18 maggio in una cornice rinnovatissima dello Stadio Stupenda. Dei Marmi, Pietro Mennea. Cosa succede Andrea? Succede che porteremo il campione olimpico in carica dei 100 metri, cioè Marcel Jacobs. Marcel Jacobs correrà in Europa, la prima gara in Europa e in Italia sui 100 metri, l'esordio del 2024, la stagione preolimpica, e quindi siamo non felici, è una parola troppo piccola per descrivere la gioia di riuscire a portare Marcel a Roma, allo Stadio dei Marmi, come detto, stadio totalmente rinnovato. Sport e Salute ha fatto un lavoro straordinario e quindi non vediamo l'ora di vederlo sulle marmi. E questa è una notiziona, no Andrea? Lo sapevamo, è uscita, esatto, proprio qualche giorno Sky, fa. Sky, a cui va il nostro ringraziamento per aver annunciato la presenza di Marcel a Roma. Ed è stato bellissimo vedere tutti quei giorni Marcel, l'intervista anche che ha fatto Federica Frola. A Marcel molto bella l'intervista, dove si è raccontato come vanno le cose lì negli Stati Uniti, in Florida, dove si sta allenando, e ha parlato del Roma Sprint Festival dove farà l'esordio. Beh, insomma, niente male, però oggi siamo a Firenze, di nuovo a Ridolfi, una bellissima cornice che lo scorso anno ha avuto anche il privilegio di ospitare una edizione speciale del Golden Gala. Di nuovo qua ragazzi, cosa vi lega a Firenze? Ma innanzitutto a Firenze ci lega anche l'impianto, anche lo stadio. Per che motivo? Noi come Sprint Festival abbiamo cercato di portare il nostro concetto di atletica nei migliori stadi d'Italia. Quindi lo Stadio dei Marmi è iconico, è storico, è leggendario, e quindi quella è stata una scelta quasi, non voglio dire obbligata. E in più lo Stadio Ridolfi qui di Firenze è proprio dedicato esclusivamente all'atletica. L'anno scorso siamo stati premiati perché la staffetta 4x100 maschile ha fatto il minimo per i mondiali di Budapest, che poi tutti sappiamo come si sono conclusi, con uno splendido argento dei ragazzi, e quindi è giusto che noi diamo la giusta importanza e il giusto premio a una città, uno stadio e anche l'Atletica Firenze Marathon, che ha sposato con noi questo progetto, il giusto riconoscimento. È la seconda edizione a Firenze. Sicuramente nei prossimi anni ne avremo tante altre. Bene, siamo molto contenti di questo. Posso aggiungere, certo, che è bellissimo vedere gli spalti pienissimi di persone, ma anche soprattutto ragazzini che hanno fatto l'attività giovanile, hanno corso delle gare giovanili prima del meeting assoluto, ed è stupendo vedere la tribuna completamente piena.
ti dà una grande soddisfazione quando organizziamo un evento di atletica? Beh, sicuramente dobbiamo dire che è un momento particolarmente felice per il nostro movimento. Particolarmente felice, i nostri azzurri si sono ben distinti nelle ultime rassegne internazionali. Tante finali, che è la cosa più importante, forse prima delle medaglie, perché l'importante appunto è che ci siano tanti atleti azzurri nelle finali che poi possono ambire e già hanno ambito e già se le hanno conquistate in molti. Ricordiamo un Simonelli, ricordiamo una Zainab quest'inverno e quindi è un momento importante per celebrare il movimento dell'atletica. Io sto guardando la pianta qui dietro di noi, un bel venticello, quindi si prospettano grandi risultati oggi. Sì, infatti io sono quasi nascosto, sono in mezzo alla giungla, ma è bello vedere un po' di verde in questa bellissima primavera. Io faccio un'altra domanda veloce sia a Jacopo che ad Andrea. Quanto è importante secondo voi, è una domanda facile, l'organizzazione, il fare questi meeting, quanto può essere importante per gli atleti di punta e per tutto il movimento della nostra atletica? Meeting di alto livello, organizzati decisamente bene, e quanto possano aiutare davvero il nostro movimento, secondo voi? Ma guarda Andrea, l'organizzazione fondamentalmente è tutto, perché l'idea è il 90% di fatto di un progetto, ma il 10% che viene dedicato alla realizzazione porta quest'idea alla sua completezza. La macchina messa in moto è enorme, perché tutta la logistica, tutta la comunicazione che ci sta dietro richiede tempo, richiede mesi, settimane di lavoro intenso, e voi lo sapete benissimo perché avete sposato anche voi questo progetto ormai da 4 anni, perché ci supportate e ci offrite sempre il vostro preziosissimo servizio. Ma la cosa particolare che secondo me è da sottolineare è il fatto che noi pensiamo all'organizzazione come ex atleti e come avremmo voluto noi che fosse organizzato il meeting. Facendo mente locale, facendo brainstorming tra di noi, abbiamo raccolto tutte le mancanze che abbiamo notato durante la nostra carriera sportiva e abbiamo cercato di migliorare dove si poteva migliorare. Certo, c'è ancora tantissima strada da fare, ma pensiamo che la strada sia quella giusta. E poi posso aggiungere, date anche molta importanza al connubio tra atletica d'élite e società di base, perché chiaramente l'organizzatrice, la società organizzatrice principale, la SD Vision Sport, di cui sei presidente Andrea, ma vi affidate sempre alla collaborazione di associazioni sportive locali, in questo caso la Firenze Marathon. Assolutamente, secondo noi è fondamentale questo, lo facciamo su Firenze con la Firenze Marathon, con cui collaboriamo, la seconda volta che collaboriamo, su Roma l'abbiamo fatto con Nissolino, e come diceva, mi aggancio al discorso di Jacopo, è fondamentale, cioè l'organizzazione pre-meeting è fondamentale. Aver portato Marcel a Roma è un lavoro che parte da ottobre 2023, quindi sono mesi di lavoro intenso per poter portare Marcel a Roma. C'è il 18 maggio, nello stesso giorno del Roma Sprint Festival, c'è Los Angeles, un meeting importantissimo della World Athletics, un World Tour, e strapparlo a palcoscenici del genere non è semplice. Quindi io direi, Andrea, se sei d'accordo, gli chiediamo com'è stato il primo contatto con Marcel, com'è stata la trattativa, com'è andata, cioè come avete fatto a portarlo il 18 maggio allora, a Roma? Come ti dico, partita, io ho un messaggio di WhatsApp con Andrea Gliaffa, che fa parte dello staff di Marcel, dove io dico a lui che il nostro obiettivo è avere Marcel, è il nostro obiettivo di 100 metri. E da quel giorno abbiamo lavorato, abbiamo incontrato Marcel e da lì gli abbiamo presentato la nostra idea, la nostra visione del meeting su Roma, e lui è rimasto affascinato. Riempire lo stadio per lui in Italia, a Roma, una città dove lui ha vissuto, è stato fondamentale, è stato cosa in più che ha aiutato Marcella a scegliere Roma per esordire. Il lavoro è durato mesi, non è stato facile, però ha pagato, diciamo. È stato un sogno che si è realizzato. Bene, bene, allora diamo appuntamento naturalmente 18 maggio, Stadio dei Marmi. Stadio dei Marmi. Roma. Roma.
quarto Sprint Festival di Roma, oggi siamo al secondo di Firenze. È comunque una gara, una serie di gare molto importanti, ci sono anche dei concorsi. Laura, tu hai studiato molto, so che sei preparata. È una bellissima gara di disco, una bellissima gara di disco. Due bellissime gare di disco. Due bellissime gare di disco. Femminile e anche maschile, giusto? E la battaglia sarà molto contesa. Per cui io spererei di avere poi, non dico che previsioni ho in testa, spererei di intervistare chi penso io che sarà il vincitore e la vincitrice qui proprio nel salottino più tardi. Bene, bene, sicuramente un vincitore e una vincitrice ci sarà, dovrai intervistarlo, speriamo che combacino con le tue idee. C'è da dire che insomma la gara di disco femminile, vediamo la partenza, la campionessa italiana, primatista italiana, Daisy Osakue, che lo scorso anno con 64,57, ricordiamo, ha battuto un record storico che apparteneva dal 1996 alla mitica Agnese Maffeis, signor Andrei, si torna qui a Firenze, quindi atleta di altissimo livello, ha raggiunto la finale olimpica a Tokyo, quest'anno sarà una stagione anche per lei molto importante, ma con lei anche Stefania Strumillo che verosimilmente si giocherà un posto nel ranking per i campionati europei, quindi insomma di cui parlare sicuramente ce ne sarà. Tra l'altro questo discorso del ranking per gli europei è molto interessante perché abbiamo più, diciamo, alcune specialità in cui ci sono più di 3 atleti qualificati per gli europei, quindi già in Italia abbiamo si avrà una prima selezione perché sappiamo che agli europei possono partecipare solo 3 azzurri per gara, per esempio nel salto triplo maschile ne abbiamo fino a 5 classificati. Qualificati entro 5. I primi 30 del ranking. Ne abbiamo 5 e dobbiamo escludere naturalmente Andy Diaz che non è ancora eleggibile, ricordiamo, per la nazionale italiana. Lo sarà, fortuna nostra, poco prima delle Olimpiadi, ma non potrà essere a Roma. E nonostante questo ne abbiamo altri 5. Questo sicuramente, ma in tante specialità, anche nel salto con l'asta femminile, pensa, una cosa di cui vado personalmente molto, molto orgoglioso, abbiamo 5 ragazze nel ranking in questo momento, anzi 2 con il minimo, Roberta Bruni, Elisa Monilanoro, che sicuramente andranno a Roma, ed il terzo posto se lo giocheranno in 4. Per me è sicuramente motivo di soddisfazione, ma è anche, Laura, un segnale bellissimo che viene dalla nostra atletica. Hai citato, sì, bellissimo, assolutamente, hai citato Elisa Molinarolo, colgo l'occasione per farle un grande in bocca al lupo dopo il piccolo contrattempo, quello che lei ha definito sui social di questi ultimi giorni, ovvero questa piccola lesione che insomma si è provocata, ecco, però speriamo, l'aspettiamo tutti a Roma assieme a Roberta Bruni. Ti do una news, già ripresa a saltare, sono molto contento, beh, d'altronde Elisa è un'atleta, una super professionista, seguita da un'equipe di grandi professionisti, primo tra tutti il suo coach Marco Chiarello. Ci vedremo presto, chiaramente lei non ha nessuna fretta perché giustamente deve preparare A, europei, B, olimpiadi, e allo stesso modo sono molto felice di vedere fra qualche giorno Roberta Bruni che, come sappiamo, si allena in Spagna, che è un posto che conosci bene tu. Io conosco bene la Spagna, conosco bene anche l'allenatore cubano da cui è andata, con cui ha scelto di collaborare Roberta Bruni, e devo dire che ha fatto un'ottima scelta, chiaramente conscia e consapevole di quello che negli anni ha fatto con Balloni qui in Italia, e si porterà tutte le competenze acquisite sicuramente in Spagna e per questa stagione. Sono ben felice di aver condiviso questa scelta con lei e con il suo entourage. Ragazzi, noi abbiamo un po' divagato, non vogliamo annoiarvi. Avete fatto benissimo, perché l'atletica è tutta l'atletica, chiaramente, non solo velocità, come però è lo Sprint Festival, ma va benissimo così, no? L'amore per questo sport è a 360 gradi. Allora, intanto abbiamo un altro ospite, ragazzi, lo chiamiamo Alessandro Alberti, presidente FIDAL Toscana, lui che è quasi il padrone di casa. Buonasera, buonasera Alessandro. Buonasera. Oh, allora, il presidentissimo è arrivato, siamo contenti di essere qui ancora una volta. Cosa vuol dire questo Sprint Festival per tutta la Toscana? Intanto una grande promozione per l'atletica leggera, che in questo momento è uno sport sotto gli occhi dei riflettori, otteniamo risultati e quindi, come avete visto, i genitori che sono venuti a portare i ragazzi non sono andati via come generalmente accade quando ha fatto i 50 o i 60 al proprio figlio, ma restano a vedere una grande manifestazione. Ho visto un parterre de roi veramente, quindi complimenti agli organizzatori, complimenti alla Firenze Marathon
perché allestiscono un impianto sempre in ottime condizioni e speriamo di vedere dei bei risultati, anche se siamo a inizio stagione, ma la stagione quest'anno ha un calendario un po' particolare perché già a giugno bisogna essere in piena forma e poi bisogna riessere in forma ad agosto e per i nostri atleti top non sarà facilissimo, ma siamo tutti ottimisti. Ecco, Presidente, ha citato proprio il tema di ripopolare gli impianti. Quindi in quest'ottica le vorrei chiedere come si tiene vivo un impianto al di là dell'attività agonistica. Sappiamo che già domani mattina come FIDAL Toscana avete organizzato un evento formativo che si terrà proprio qui a Ridolfi. Allora, come si tiene vivo un impianto in questo modo? Ovviamente intanto deve avere dei bravi gestori, perché questi sono impianti che devono lavorare, non vi dico 365 giorni l'anno, ma almeno 330 giorni l'anno. La società di casa sono bravissimi, hanno investito molte risorse in collaborazione con il Comune e la Regione per avere un impianto molto efficiente. Quest'anno, grazie all'intervento del Comune, è stato ristrutturato anche la parte al coperto e quindi questo è un impianto, io lo chiamo veramente una bomboniera per l'atletica. Abbiamo visto che può reggere manifestazioni anche molto importanti come il Golden Gala e stiamo anche studiando insieme ai gestori, insieme al Comune, la possibilità un po' di allargare la capienza per poter ospitare anche manifestazioni più importanti, perché no un europeo, perché saremmo convinti e noi riempiremo le tribune in Toscana. Questa è una notizia, Presidente, è una notizia che ci piace e che insomma trova tutto il nostro appoggio. Assolutamente, io stavo pensando all'organizzazione di matrimoni, cerimonie. No, quello onestamente io vorrei battesimi. Vorrei l'impianto che è nato per l'atletica rimanesse per l'atletica. Quando era balenata l'idea di far sostituire i franchi durante i lavori per farlo utilizzare per la Fiorentina, io sono amante dello sport, ma se cominciamo a far entrare il calcio dentro questi ambienti poi non ce lo leviamo più. Questo è un impianto che per l'atletica avevamo aspettato tanti anni, doveva nascere per Italia 90 nel 2004-2003. Di sfruttare, facciamo lavorare, ma vogliamo che rimanga. Grazie Presidente. Hai qualche grazie. Altra domanda? Io avrei un'ultima domanda, però abbastanza impegnativa, non so quanto tempo abbiamo. Abbiamo tempo, te sparala. Ecco, insomma, lavorando come project manager ho un po' di deformazione professionale, le vorrei chiedere, da dirigente sportivo, qual è il ruolo dei dirigenti sportivi nell'atletica italiana oggi e cosa può essere fatto a riguardo per migliorare la loro situazione? Allora, il ruolo dei dirigenti sportivi in tutti gli sport dopo la riforma dello sport è diventato molto, forse anche troppo importante. Oggi non possiamo più gestire le associazioni sportive basandosi esclusivamente sul volontariato non professionale. Anche il volontario oggi deve essere un professionista. Ci sono grosse responsabilità per l'associazione. Credo che la federazione lo sta già facendo, ma ancora di più dovrà aiutare a formare i nostri dirigenti, creare le cure, perché bisogna gestire un'associazione sportiva quasi una piccola azienda, non ci possiamo più permettere di sbagliare, ci sono controlli fiscali, ci sono controlli organizzativi e oggi non è più sufficiente portare i ragazzi al campo, ma dobbiamo anche saper gestire le nostre associazioni. Come Federazione Toscana organizziamo convegni di aggiornamento, forse non è sufficiente, dovremmo fare qualcosa di più. Grande domanda e bellissima risposta. Posso aggiungere una cosa sull'argomento che è molto interessante, Laura? È sottovalutata secondo me in questo momento la dual career, perché tanti atleti al giorno d'oggi portano avanti, tu lo sai benissimo, sia la carriera negli studi che quella sportiva, che devono essere portate avanti tutte e due a livello professionale per ottenere grandi risultati. E questo è un concetto che attualmente non è ancora attecchito secondo me in Italia. È uno sforzo delle federazioni e anche degli istituti di formazione dovrebbe essere fatto per gli atleti e le famiglie. Scusa Jacopo, sì. Purtroppo anche quando parlava il Presidente non si è sentito perfettamente. Facciamo una cosa rapidissima. Ecco, proviamo in questo modo. Ok. Sì, confermo anch'io
il tema dell'atleta che sta, che ovviamente fa sport, studia, lavora, ma poi ecco, deve rimanere nel nostro ambiente, e noi dobbiamo fare in modo di fare anche dei progetti che sostengano gli atleti a fine carriera per diventare i dirigenti del futuro. Noi abbiamo bisogno di persone che conoscano il nostro sport, poi ovviamente il contabile, il segretario lo possiamo trovare anche in altri ambienti, ma le figure che poi sviluppano la società sportiva, se le troviamo fra gli atleti, sicuramente abbiamo persone già preparate che conoscano il nostro. È uno sport pulito, ce n'è tanti atleti che vogliono rimanere nel nostro ambiente, dobbiamo fare tutto il possibile per farceli rimanere. E allora faremo davvero tutto il possibile, e vi libero, Andrea, Jacopo, naturalmente ci vediamo dopo. Presidente, grazie, magari dopo per qualche altra battuta ci risentiamo, ed è il momento, cara Laura, di dare la linea a chi commenterà la gara, e qui si parla di due nomi importanti. Attenzione, Due nomi importanti, due amici innanzitutto. Uno è un grande allenatore, sulla cresta dell'onda, che sarà il commentatore tecnico, e l'altro mi dicono che è uno dei 5 telecronisti di atletica più importanti al mondo. Ragazzi, sto scherzando, ma non troppo. Andrea Campagna al microfono, Giorgio Finoli. Però qui 5, no? Giorgio Finoli al commento tecnico. Buonasera. Buonasera ragazzi. Buonasera a tutti e a tutti gli appassionati. Pensavo Andrea Giannini, che di Andrea Campagna dicessi, l'altro è un commentatore tecnico che invece diventerà allenatore. Beh, chissà, è un eclettico il ragazzo. Ci racconterà adesso. Si può fare. Allora Andrea, siamo pronti? Siamo pronti, sì. Sta per iniziare questa grande giornata, vediamo già la grafica dei 200 metri, torneremo ovviamente da voi nello studio di tanto in tanto tra una gara e l'altra. Allora un saluto a tutti appunto da Andrea Campagna e da Giorgio Frinolli. Ciao Giorgio, ciao. Ben trovato, siamo qui per iniziare, eccoci qua con la presentazione dei 200 metri uomini. Abbiamo all'esterno Leo Umar Domenis, ragazzo giovanissimo, sedicenne, che ha già fatto grandi cose nella categoria under 18. Abbiamo Oliver Comoli, che viene da Olbia, 21.37 il suo personale. Edoardo Longobardi delle Fiamme Gialle, 20.98 per lui di personale. Poi abbiamo Edoardo Scotti, atleta che conosciamo bene per i 400 soprattutto, qui ci prova sui 200, atleta classe 2000, 20.95 il personale per lui. Marco Ricci, favorito forse di questa serie, 20.55 il suo personale. Andrea Federici, ragazzo che viene da Atletica Biotecna Venezia, 20.68. Poi abbiamo Francesco Ferrante dell'Atletica Firenze Marathon, come anche dell'Atletica Firenze Marathon Marco Morini in prima corsia. Iniziamo così con questi 200 metri uomini, molto interessanti per vari motivi, Giorgio. Sì, una gara ricca di contenuti, la giornata tra l'altro è bellissima per i 200 metri ed è molto favorevole. Abbiamo Marco Ricci, specialista dei 200, che sarà poi elemento convocato per preparare le staffette azzurre per i mondiali di Nassau. Un Edoardo Scotti, valido 200ista, ma ancora più eccellente 400ista, certo. Che vuole un po' testarsi sulla velocità. Edoardo Longobardi, giovane finalista agli europei giovanili. Però scusa, con tutto il rispetto per tutti i partecipanti, questo ragazzino, perché di questo si tratta, Leo Umar Dumanis, ha 16 anni, sì. Lo scorso anno già a 15 anni ha vinto il campionato nazionale under 18, sì, nei 100. Sì, sì, e ha già esordito recentemente sia sui 150 che sui 300, facendo vedere delle belle cose, quindi direi che il futuro è dalla sua parte. È dalla sua parte sicuramente. Però vediamo veramente una gara di alto contenuto, nonostante siamo ancora ad aprile, i primi di aprile, quindi, ma gli atleti, una gara molto molto competitiva. Molto allora, bella. Prima gara di questo Sprint Festival 2024 a Firenze, i 200 metri maschili. Partiti molto bene all'esterno Longobardi,
ripreso subito Comoli e Domenis in corsia 8. Prova a rientrare Scotti, che ovviamente è un duecentista, molto bene però Federici. All'interno Federici, mamma molto mia, bene. Che rettilineo per Andrea Federici, che va a vincere nettamente in 20-77. Però... grande gara di Andrea, che ha già 2 anni fa arrivò secondo ai campionati italiani sui 200. Tra l'altro ragazzo che ha 20-68 di personale, sì. Quindi già molto vicino molto ai suoi vicino. Limiti nella prima gara stagionale. Tra l'altro con un rettilineo finale veramente molto molto bello. Ha fatto la sì. differenza davvero all'entrata nel rettilineo. Non abbiamo informazioni sul vento, la giornata è veramente molto molto bella per i 200, ma anche per i 100 metri. Sì, è vero, purtroppo non abbiamo il dato del vento al momento, cerchiamo di recuperarlo magari. Comunque subito una bella gara. Oggi avremo gare su varie distanze, ovviamente c'è anche la gara del lancio del disco sia il maschile che il femminile in corso. Ecco qui il risultato con Federici che vince con 20-76, 20-95 Marco Ricci, 21-08 Edoardo Scotti, non male per la prima prova stagionale di un quattrocentista. E poi Domenis già quarto in una batteria di una serie di questo tipo con 21.40, ribadiamo, il ragazzo ha 16 anni. Sì, sì, si è migliorato tantissimo, più 1.9 il vento, quindi condizioni regolari, veramente clima perfetto per la velocità. Grandissima gara, grandissimo 200, l'avevamo detto, l'alto contenuto tecnico, nonostante siamo ancora al 13 di aprile, quindi a inizio stagione, il preludio di una stagione piena di appuntamenti, quindi veramente alto contenuto tecnico, bella gara, bravo Andrea, allenato da mamma Marinella, e grandissimi complimenti, ottimo risultato. Eh sì, davvero una bella vittoria per lui, abbiamo detto 20-68 di personale, quindi vicino al miglioramento, addirittura già nella prima gara stagionale, lui che nasce come lunghista negli anni giovanili, lunghista velocista insomma, e sì, poi come il papà era lunghista, il papà era lunghista, è vero, è stato settimo nei 200 proprio all'università dello scorso anno, sì. Un bel risultato per Federici, sì, ma veramente anche in ottica staffette molto buono anche il risultato di Edoardo Scotti con 21.08. Il suo tempo di reazione mostra qualche limite rispetto alla velocità, ma per i 400 va più che bene, quindi mostra di essere già in forma e quindi sarà veramente molto molto utile alla staffetta, alle staffette azzurre nelle 4x4, che sia di genere o mista. Quindi sì. Molto molto bene, grande inizio di questo Sprint Festival, grandissimo sì, una bella gara e subito abbiamo i 200 metri donne. Dicevamo, avremo varie gare anche su distanze, quelle cosiddette spurie, no? Abbiamo le gare sui 150 metri, maschile e femminile, i 300 metri, sia maschile che femminile, poi ovviamente 100, 200 e 400 le gare classiche, con, ricordo ancora, ci sarà anche la gara di lancio del disco, anzi è già iniziata, maschile e femminile, daremo aggiornamenti di tanto in tanto. Allora, nel frattempo, scusami Andrea, dovrebbe arrivare l'altro Andrea Federici, che è stato autore di una gara bellissima. Andrea, buonasera e complimenti innanzitutto. Complimenti Andrea. Allora, ti faccio subito una domanda a bruciapelo ma semplicissima. Ti aspettavi un risultato così subito all'inizio di stagione? Se devo essere sincero, no. Adesso non ho visto il vento, mi sembrava molto buono. 1.9, perfetto. Ho fatto una bella gara. Probabilmente un pochino meglio di quello che mi aspettavo, però almeno il lavoro c'è, ancora presto, però sono più soddisfatto di quel che mi aspettavo. Sappiamo tutti che quest'anno è un anno davvero importante, non solo per te, ma può esserlo anche per te. Quali sono i tuoi obiettivi, anche visto il tuo stato di forma, che è molto positivo? Allora, quest'anno, per adesso, come obiettivo mi sono posto di provare a giocarmi il campionato europeo sui 200, ovviamente sarà molto difficile anche perché ci sono tante persone che se lo giocano, però diciamo che come obiettivo
mi sono posto quello, poi quello che verrà verrà a tempi, già oggi sono buoni, speriamo ancora meglio, l'importante è di riuscire a fare quello che spero. E Andrea, complimenti anche da parte mia, oggi è una conferma di quello che hai iniziato l'anno scorso, perché già l'anno scorso hai fatto vedere grandi cose. Un tema che ti riguarda da vicino, diciamo sempre che nell'atletica non ci sono coach donne, invece tu sei allenato da tua mamma, raccontaci il tuo rapporto con lei. Sì, io sono allenato da mia mamma, ho un ottimo rapporto e ritengo che ovviamente, come tutti dicono, ci siano dei pro e dei contro. Ovviamente dal mio punto di vista è facile vedere i pro perché mi sono sempre allenato con mia mamma, riesco sempre a capire molto bene, a dialogare molto bene con lei perché ci conosciamo da una vita. E ritengo che questo mi aiuti molto, perché anche lei comunque riesce a capire come sto, come non sto, e soprattutto è più facile dialogare anche al di fuori dell'allenamento, per esempio a casa, come sta andando la preparazione, e mi sento molto più a mio agio a dare più spesso i miei pareri, e se ritengo che qualcosa debba andare modificato lo dico senza problemi. Quindi non litigate? Sì, litighiamo, però al di fuori del campo è tutto tranquillo, in campo si può litigare, ma dopo 5 minuti si torna come prima, e ritengo che anche questo sia molto molto positivo. Bene, hai un'altra domanda? Hai un'altra domanda, no, sono curiosa. Posso dire soltanto una cosa, da quello che ricordo io, se ricordo bene, Andrea è stato uno dei primi a partecipare alla prima edizione del Roma Sprint Festival, se non ricordo male, o la prima o la seconda edizione sul 150, se ricordo male allora io. Andrea, ricordi male, ricordo probabilmente era un altro. L'età avanza per tutti, d'altronde, però. È lui che è stanco dopo la gara, e quindi è quello. Dai, godiamoci. Io lo ricordo. Te lo ricordo. Vabbè, lo ricordiamo. Allora, ultima battuta con Andrea. Tuoi prossimi impegni dopo Firenze? Adesso mi concentrerò principalmente sui 200. Forse farò un 100 metri verso fine aprile. E poi mi concentrerò sui 200 durante tutto il mese di maggio, e gare quali per esempio Savona o altre gare comunque belle e spinte che non vedo l'ora di fare. Bene, Andrea, complimenti ancora, grazie mille di essere stato con grazie noi, e ridiamo la linea a un altro Andrea. Andrea Campagna, che ci presenta i 200 metri femminili. Tanti Andrea oggi, sì. Andiamo appunto in pista, seconda gara della giornata, i 200 femminili. Abbiamo corsia 8 all'esterno, Lavinia Farano, ragazza giovanissima, classe 2008 dell'Atletica Firenze Marathon, la società che ci ospita qui a Ridolfi, 28-81 il suo personale. All'interno Martina Baldini, ragazza anche lei dell'Atletica Firenze Marathon, 2005, veterana in confronto. E poi eccola qui, una veterana, una protagonista del nostro sprint da tanti anni, più di 10 anni nel giro della nazionale, Irene Siragusa, dell'esercito, trentenne, 22,96 il personale. Poi non è presente, era prevista Giorgia Bellinazzi in corsia 5, quindi la corsia sarà vuota. Abbiamo poi Linda Uguccioni della Pro Loco Athletic Team Capanne, Viola Checucci sì, dell'Atletica Firenze Marathon, e all'interno in corsia 2 Lorenza da Silva della Alga Atletica Arezzo. Peccato l'assenza per Bellinazzi, ragazza da un personale a 23,55. Direi in questa gara, Giorgio, Irene Siragusa nettamente la favorita. Sì, decisamente. Irene, la aspettiamo a una bellissima gara, visto quello che abbiamo visto nella precedente gara maschile. Ah, sì. Per lei è un inizio sulla gara che forse preferisce i 200 metri. Dovremmo rivederla dopo anche nei quella 100 metri. Quella in cui vinse le Universiadi nel 2017. Sì, lei vinse 100, seconda nei 100. Seconda nei 100 e prima nei 200, 200 esattamente, sì. Quando realizzò il personale, 22,96. Sì. Oggi ecco, le condizioni sono veramente molto molto condizioni belle. Condizioni eccellenti. Sono molto curioso. Tutto pronto? Sei in gara. Subito partita molto bene Siragusa, che va a recuperare Baldini all'esterno. C'è un vuoto anche perché con la corsia libera all'interno di Irene, chiaramente la cosa viene ulteriormente aumentata. Ecco, si presenta sul rettilineo d'arrivo, vantaggio abissale per Irene Siragusa, attenzione che tira fino in fondo e va per il grande tempo, 23-29, però
un ottimo tempo, un gran risultato. Sì, veramente una bellissima gara solitaria di Irene. Diciamo che ce l'aspettavamo che fosse un po' una gara solitaria, ma veramente bello, una bella corsa, un bel rettilineo finale. A maggior ragione non essendo stata spinta tra virgolette dalle avversarie, con tutto rispetto, però avevano detto erano di livello tecnicamente inferiore sulla carta, e si è dimostrato. Sì, diciamo che in questo modo hai possibilità di concentrarti più su te stesso e cercare di fare una gara tecnicamente migliore, però è chiaro che con qualcuno a fianco di stimolante sicuramente sarebbe stato ancora meglio sia per lei che per noi. Ma questo ritorna veramente ancora più utile in funzione di quello che accadrà tra poco meno di un mese a Nassau. Quindi l'appuntamento con i mondiali di staffette per noi del settore tecnico è fondamentale. Ecco qua il risultato 23-28, prima gara stagionale, davvero fantastica la prestazione per la trentenne di Poggi Bonsi. Inizia bene anche per lei la stagione. Sì, è un momento veramente molto bello, peccato il vento più 2,6. Ah ecco, sì, abbiamo guastafeste. Oggi, sì, un pochino il vento oggi è ballerino ed è stranamente a favore, perché qui a Firenze non è così facile averlo a favore sul rettilineo finale, ma comunque dimostra di essere veramente in una buonissima condizione. E in funzione appunto staffetta, egoisticamente dico che la cosa ci fa molto molto piacere. Ci sta. Quindi, egoisticamente vale per tutta la nazione Italia. Certo. Tanto come vedete si sta spostando un po' l'epicentro dell'azione, perché andremo sulla prima delle due gare non tradizionali, le gare spurie e 150 metri, in particolare con la gara maschile che presenta tantissimi iscritti, ci saranno addirittura tre serie da seguire e attenzione ad alcuni nomi, soprattutto la prima con Citruali, siamo qui anche per lui, grande protagonista, non sarà solo, comunque c'è Mattia Donola. Sì, anche lui spesso presente nelle gare in nazionale giovanile, dove ha vinto medaglie sia individualmente sui 200 metri che con la 4%. Ce lo ricordiamo, lo commentammo a suo tempo con Andrea Giannini, commentammo al tempo, lo chiamavamo Donola, invece è Donola. Donola, sì. Però, allenato da Alessio Conti. E c'è anche un altro Saluto Alessio Conti. Un altro finalista a livello giovanile sui 200 metri che è Loris Tonella. Quindi una gara anche qui dai contenuti molto alti. Abbiamo dei giovanissimi atleti, delle promesse. Abbiamo in terza corsia, nella prima serie, Francesco Pagliarini. Per gli amici della famiglia Pagliarini. Per gli amici detto il criminale. Ah, ecco, solo gli amici però. Solo gli amici. Speriamo. Per la sua carica agonistica che riesce a mostrare, nonostante la giovanissima rende età. L'idea, sì. Quindi per lui sicuramente... È un ragazzo che compie 17 anni quest'anno. Sì, direi che è una prova sicuramente impegnativa e divertente e stimolante, avendo davanti proprio Yupun e Sì, Cipro. Non abbiamo citato Yupun Bacon, il cingalese, ormai italiano d'adozione, allenato da Claudio Licciardello da una vita, e attenzione perché anche lui insidia sicuramente la vittoria di questa prima serie a Citruali, che consideriamo il favorito, ma Yupun è uno da 9,96 e 20 e 37 quindi direi un atleta da sotto i 10 secondi è l'atleta della storia più veloce del sud dell'Asia, sai, contando la zona sotto la Cina, diciamo indicativamente. Ha realizzato record in questo senso, ormai da qualche anno lo conosciamo, atleta anche da Diamond League, da grandi meeting internazionali. Quindi è da medaglia ai giochi del Commonwealth, se non medaglia sbaglio, al gioco dei Commonwealth, terzo esattamente. Ai giochi del Commonwealth. Sì, esattamente, medaglia storica per lo Sri Lanka. Tra l'altro vanta un 15-16 nel 150 metri, che è la miglior prestazione asiatica del continentale asiatica. Citruali a 15-17 come personale ottenuto nel 2022, ricordiamo come riferimento la miglior prestazione italiana è 15-07 di Fausto Desalù, ottenuto a Milano nel 2022, anche se si ricorda con piacere quel 14-8 manuale di Pietro Mennea
a Cassino 1983, aggiungerai anche un 15.0 di Pier Francesco Pavoni qualche anno dopo. Sì, è bello ricordare atleti del recente passato, del passato, mi fa molto piacere ricordare Pietro Mennea. Vabbè, siamo qui anche grazie a lui, no? Sì, sì, assolutamente, la passione per l'atletica sì. È stata stimolata anche da risultati di campioni così importanti. È vero. Pietro è uno, se non il più grande, certo adesso abbiamo avuto Marcel vincere i 100 metri, ma fino ad allora la velocità era stata rappresentata alle Olimpiadi con le medaglie d'oro di Pietro Mennea. Intanto vediamo immagini dal pedana del disco, Daisy Osakula favorita della gara femminile, anche se è davvero una bella gara, l'hanno citata nello studio inizialmente come presentazione. Stefania Strumillo, nonostante non sia una ragazzina, è ancora giovane per carità, 34 anni, sta andando molto forte, peraltro è la terza in Italia nella storia con 59-80 e chissà che non sia l'anno buono per superare quella barriera. Sì, qui vediamo invece il lancio di Letta Fortuna, la sì. Figlia d'arte, figlia di Diego. Vero, quinto agli europei nel 1998, anche lui nel disco. Letta Fortuna, nata il 3 marzo 2001. Giovanissimo. Perché anch'io sono nato il 3 marzo, non 2001 però, qualche anno prima, pochi anni prima. Gara che invece presenta al maschile 4 atleti, tutti di livello nazionale, direi anzi internazionale, a partire da Enrico Saccomano, 23enne, arrivato già vicinissimo ai 61 metri, lui che è vice campione italiano, c'è Nazareno Di Marco, 38enne, un veteranissimo, 64-93 di personale, poi l'altro veterano Giovanni Faloci, umbro, che ha un personale di 67-36, e poi altro giovane invece, quindi due giovani e due esperti, con Carmelo Musci, pugliese 22enne, anche lui vicino ai 60 metri. Eh sì. Qui intanto il lancio di Stefania Strumillo. Sì, già ha lanciato 53-71 al primo lancio, questo è il secondo lancio. Nella gara maschile buon 58-12 di Giovanni Faloci al primo lancio. Insomma, una gara che come detto seguiremo a spizzica e bocconi, ma i tempi ci sono per farlo. È uno sprint festival, però io li vedo roteare velocissimi in pedana, quindi sì. Ci sta, no? Beh, direi che la velocità è una caratteristica importante per qualunque specialità dell'atletica leggera. Abbiamo sì. visto che tutti i lanci che utilizzano la rotazione hanno bisogno di più una di questione di velocità che grande forza, velocità, no? Esattamente. Qui intanto abbiamo Elena Variale, ragazza pratese, quindi della zona, 51-72 il suo personale, peraltro ottenuto quest'anno ai campionati nazionali invernali, era il 25 febbraio, migliorando di più di 2 metri, anzi più di 2,5 metri rispetto al personale che aveva fino allo scorso anno. Non male per una ragazza di 25 anni questo miglioramento. Eh sì. Poi ci fa molto piacere parlare dei lanci in gare così rappresentate nella velocità, perché non sempre hanno uno spazio rilevante. Quindi è vero. In questo sprint guarda, festival qui sfondi una porta aperta nelle varie manifestazioni internazionali, purtroppo le scelte delle regie, parlo proprio di primissimo livello, sì, della Diamond League, sì, grandi campionati internazionali, sono di sacrificare sempre un po' troppo i concorsi a favore delle corse. Invece la scelta di questo sprint festival di dare attenzione a poche gare di lanci, ma comunque di da seguire, dare loro certo, dignità certo, rilevante, ecco, mi fa molto molto piacere. Eh sì. Siamo in attesa intanto dei 150 maschili, la prima serie di tre, come dicevamo, subito quella buona. Tanto io non avevo segnalato Andrea Fassina, non era nella mia lista iniziale, ma faccio subito l'errata a corrige, lo vediamo in pedana.
ragazzo 25enne con 53,26 di personale, 48,80 fino adesso. Sì, non c'è Carmelo Musci rispetto a quelli che avevo indicato. Lancio di Saccomanno. Enrico Saccomanno, 23enne dell'Aeronautica, friulano. Ho detto 60,99 il suo personale, ottenuto nel 2022, lui che è il vice campione italiano e campione italiano Under 23. 54,13 suo lancio, ed eccoci qua, andiamo in pista con i 150 metri, subito la serie più forte delle tre che vedremo, con attesa anche per tempi notevoli in questa disciplina. Come detto Spurra, c'è anche poca letteratura, diciamo, a livello internazionale sui primati, sulle cose, comunque ogni tanto lo si vede, poi magari in un tempo morto Giorgio ci parlerai anche dell'importanza di queste distanze a mezza strada tra l'una e l'altra. Andiamo con la presentazione, abbiamo visto Enrico Sancini, Loris Tonella, eccolo qui Mattia Donola, ho detto già protagonista sui 200, lui che è stato terzo ai campionati europei Under 20 nel 2019. Citruali, finalista nei 60 ai mondiali indoor quest'anno, nonostante una struttura fisica che del sessantista non ha niente, questo ragazzo che iniziò con gli ostacoli, adesso 25 anni, sembra nella piena maturità, e vediamo se questa sarà la stagione della sua consacrazione. Suo principale avversario, Yupun Abeikon, ho promesso a Claudio di dire almeno una volta Abeikon Budizalage Yupun Priyadarshana Abeikon, perché bisogna dire due volte Abeikon. Ok, ho assolto, ti faccio i complimenti. Grazie, ci ho provato pronunciato. Poi, bene, Francesco Pagliarini in corsia 3, ragazzo dell'Atletica Fano Tech, 16,76 in questa disciplina. Matteo Bianchini del Nisolino Sport, 15,89, poi all'interno Mattia Rinaldi non parte, abbiamo adesso il Dasno Start, quindi sono in 7 dalla 2 alla 8, con ovviamente da seguire soprattutto in 4 e 5 Yupuna Beikone alle Cituali, con Matteo Donola all'esterno. Sì. ...150 metri maschile, 15,07, la miglior prestazione italiana, Ali vanta un 15,17, come detto 15,16 Yupuna Beikon. Ricordiamo condizioni eccellenti. Speriamo non ci sia troppo vento perché non venga invalidata. La partenza, bene subito Citruali, all'interno benissimo anche Yupuna Beikon, come previsto sono loro due con Donola davanti, è subito un duello tra Yupun e Ali, viene fuori col suo grande fisico Citruali, ma vince Yupun Abeikon, vince di pochissimo, 15-20 mi 15 sembra 15-20 il crono, sì, un buon tempo, 1 scontro in famiglia perché sono entrambi, sì, certo, allenati da Claudio Licciardello, quindi questa sfida sarà stata fatta chissà quante volte in allenamento. Una buona partenza di Citruali, ricordiamo che non ha corso la finale, o meglio, ha camminato qualcosa o poco di più nella finale dei 60 ai mondiali indoor, quindi ha avuto quel piccolo infortunio, ci può anche stare che non abbia ancora recuperato del tutto, perché è partito bene ma non si è disteso così bene come si poteva aspettare. È una gara comunque di altissimo contenuto tecnico, sì, sì, certo, quindi 15-19 con vento regolare più 1-2, quindi questo vento ballerino da seguire. Ma devo dire che oggi è una giornata splendida qui a Firenze, sì, e la gara era, ci aspettavamo un grandissimo risultato, anche perché
Yupun viene da un periodo complicato, l'anno scorso si era infortunato inizio stagione e quindi questo ha compromesso tutta la sua stagione all'aperto. Ragazzi, perdonatemi se vi interrompo così bruscamente, ma abbiamo Irene Siracusa, un minutino. Ubi Maior, minor Cessat. Solo per dire 15 e 20 di Cipro. 15 e 20, ottimo tempo, ottimo anche il riscontro di Irene. Irene, sei contenta nonostante un po' troppo vento quest'oggi? Quel baffo di vento in più mi ha rovinato un po' l'umore. No, a parte gli scherzi, essendo il 13 aprile sono molto contenta di aver esordito così forte e speravo che il vento fosse regolare, perché dobbiamo fare questi maledetti punti per il ranking e ogni gara è buona per cercare un risultato ottimo. E allora andremo a cercarlo. Quali saranno i tuoi prossimi appuntamenti? Allora, ora avremo, da domani inizierà il raduno staffetti a Roma e prepareremo per i mondiali. Diciamo anche dove? Allo Stadio dei Marmi, proveremo la pista dello Stadio dei Marmi e poi io tornerò a casa, cercherò di fare almeno una o due gare in più prima di partire per Nassau e poi dovremo qualificarci con la 4% per Parigi, quello l'obiettivo più grande. È quello, insomma, di obiettivi ce ne sono tanti. Irene, grazie mille, grazie di essere stata voi. Con noi, buon proseguimento, grazie. Di stagione, ci rivedremo e ridiamo la linea a Andrea Campagna. In bocca al lupo. Ci presenta il prossimo interessante evento. Sì, siamo alla seconda serie dei 150 metri maschili. Volevo dire su Cituali, sono stato forse un po' severo nel giudizio della sua gara, perché ha comunque ottenuto un 15-20, ottimo crono, ma perché mi aspetto tantissimo da lui. Beh, mi aspetto troppo, Giorgio? No, troppo no, ha già dimostrato di poter fare grandissime cose e il risultato dei 60 indoor fa sperare in qualcosa di ancora più importante. Ad avvalorare il fatto che oggi si corra molto bene, se vediamo i risultati, forse a parte Citru che si è avvicinato moltissimo al suo personale, vero. Tutti gli altri hanno, quasi tutti hanno migliorato il loro personal best, quindi bravi ragazzi. Sì, ricordiamo Donovan a 15.74, quarto è arrivato Enrico Sancin a 15.93, poi 16.03 per Loris Tonella, 16.12 Francesco Pagliarini, 16.26 per Matteo Bianchini. Gara vinta, ribadiamo ancora, da Yupuna Bacon in 15.19 su Ali Citru in 15.20. Sì, veramente una bellissima gara. Cituali, ho detto Ali Citru, come a scuola cognome e nome. Ed eccoci alla presentazione della seconda serie. Giovanni Quirini, 22enne della Toscana Atletica Jolly, all'interno Cristian Cencini, corsia 7 dell'Unione Polisportiva Poliziana, ragazzo giovanissimo, non ancora 16 anni, molto giovane anche Francesco Ettore Inzoli, ma atleta che conosciamo già bene, dell'Atletica Riccardi Milano, bel talento, Giacomo Bianchini, classe 99 dell'Atletica Livorno, che vanta un 17.38 in questa disciplina, 22.24 nei 200. Lorenzo Taddei dell'Atletica Liberta Sorvieto, poi all'interno in corsia 3 Mattia Silvestrelli dell'Atletica Studentesca Rieti, Andrea Milardi, Marco Orsellini dell'Atletica Livorno in corsia 2, in corsia 1 torniamo con un altro giovane 21enne Samuele Baldi sempre della Libertas Livorno. Dicevamo, nomi che gli esperti conoscono, chiaramente chi segue l'atletica tra i tanti sport magari meno, però insomma gli addetti ai lavori conoscono, segni lavo soprattutto Francesco Ettore Inzoli. Sì, lunghista, velocista, allenato da Gianni Iapichino. Sì. Molta curiosità nel vedere cosa può fare Francesco. Ragazzo che deve ancora compiere 19 anni, già 10.71 sui 100, pur essendo, come dicevi, un lunghista. Sì, esatto. Tutto pronto, seconda serie dei 150 metri maschili. Partiti molto bene in terza corsia Silvestrelli, gran reazione. Ebbene però Inzoli all'esterno, mentre esce molto bene proprio Mattia Silvestrelli che va a dominare questa serie. Però 16.05, gran bel crono. Anche lui molto giovane, un atleta junior nel 2005. Sì.
Ha fatto una gran partenza e poi ha tenuto su molto bene il ritmo. Eh sì, migliorato moltissimo, ha levato più di 7 decimi dal personale, ma veramente? Ricordiamo che è sì, molto dipende giovane, anche adesso quindi... non abbiamo il dato anche di quando l'ha fatto, come l'ha fatto. E qui ti volevo chiedere, poi tra poco daremo il riscontro proprio della graduatoria, la classifica di questa seconda serie. Ti chiedo proprio a te, da allenatore, Giorgio, l'importanza di queste distanze spurie, anche perché insomma è una cosa che noi diamo un po' per scontato, però non è che chi fa i 100 metri si allena sui 100 metri e chi fa i 200 si allena solo sui 200, c'è questo tipo di range in allenamento ed è importante, sì, anche dare magari un senso agonistico a questa cosa. Poi il 150 rappresenta forse la distanza in cui si esprime la maggiore potenza e la velocità media di percorrenza elevatissima ed è forse un po' più a carico del 200ista che del 100 metrista. C'è, ma c'è quel baffo di curva che sì, è un po' diciamo incide. Che ci sono quei 20 metri, sì, 30 metri in più che, sì, esatto, che per un 100 metrista puro possono mettere un po' in difficoltà, però dal punto di vista tecnico, per esempio per noi che dobbiamo gestire le staffette, avere un dato sul 150 è molto importante. Ecco, perché, questo volevo chiederti appunto. Sì, perché ci dà l'idea della capacità di tenere per lungo tempo, per un maggior numero di secondi, le velocità di punta. Certamente, sappiamo, nelle staffette c'è anche prima di ricevere il testimone, si corre già. Sì, insomma, ma poi diciamo che si allunga la frazione. Se uno dovesse correre tutta quanta la frazione, le frazioni centrali dall'inizio fino alla fine della zona cambio sono circa 130 metri. E quindi vedere come si riesce a tenere la velocità dopo i 100 metri per noi è fondamentale ed è per questo che il 150 ritorna molto utile. E poi ritorna utile nelle programmazioni, inserirlo a inizio stagione per vedere il punto della situazione, vedere se l'atleta riesce a gestire e a mantenere appunto le velocità, se il lavoro sta andando nella direzione giusta. Quindi è una gara poi tra l'altro molto molto bella. È vero. Quindi torniamo con il disco, abbiamo visto il 53-41 di Enrico Saccomano. Bello anche il pubblico che sottolinea con l'applauso questo lancio. Saccomano è andato in terza posizione con il 53-13. Gara che guidata ancora da Giovanni Faloci, sì, con 58-12, eccolo qua. Sì, veteranissimo. Siamo in attesa del lancio di Giovanni. Quarto lancio 57-89. 57-89, beh, una gran serie. 58-12, 58-03, 58-01, 57-89. Direi che per il momento è primo, secondo, terzo e quarto. Sì. questi, ecco, sono i numeri. Questo il lancio di Desi che è fuori settore, purtroppo. Cosa qui che ha lanciato tre nulli fin qui, non ha ancora trovato bene i meccanismi, gli automatismi su questa pedana, evidentemente. Nullo anche il quarto lancio. Anche il quarto. C'è qualcosa che non va, evidentemente, per Desi Osaku, la primatista italiana, è stato ricordato anche nello studio. Beh, diciamo che queste gare sono l'occasione anche per provare a fare qualcosa di diverso in più e anche forzare, quindi ci può stare che vengano fuori dei nulli proprio perché si va a ricercare qualche cosa in più. Speriamo che con gli ultimi due lanci possa mettere a posto le cose tecnicamente Desi Osaku. Andiamo con la terza e ultima serie dei 150 maschili, anche se insomma, stavo per dire uomini, sono tutti ragazzini quelli che vediamo in questa serie. Brian Gozzi all'esterno delle Fiamme Gialle Simoni, come anche delle Fiamme Gialle Simoni Mattia Giorgio Pellizzaro al suo interno, Filippo Michelotti dell'Atletica Cascina, Guido Gian Gargani
ProSport Atletica Firenze, Tommaso Pellegrini, ragazzo già da 17.4 nei 150 Atletica Firenze Marathon, classe 2008. Iori Salvadori, eccolo qui, altro ragazzo dell'Atletica Firenze Marathon. E poi chiudiamo con due della Fiamme Gialle G. Simoni, la giovanile delle Fiamme Gialle, diciamo così, Silvestro Malara e Amba Bravetti. Diciamo, il più anziano è nato nel 2004. Sì, direi una gara, possiamo dire, giovanile. Una gara giovanile, no, ma ci sta, è bello anche vedere promesse del futuro della velocità azzurra. Assolutamente, ci sta anche portare atleti della società ospitante, che ha fatto un grandissimo lavoro. Giustamente, ringraziamo Firenze Marathon. Anche prima dell'inizio delle gare abbiamo visto tante gare giovanili, tanti bambini, quindi complimenti. È stata una bella giornata di sport, già sì. Così, può solo migliorare. E allora, tutto pronto per la terza serie dei 150 maschili. Bene la partenza in quarta di Tommaso Pellegrini. All'esterno molto bene in sette Mattia Pellizzaro e all'interno Silvestro Malara. Pellizzaro che va a vincere in 16.67, ragazzo 2007, più 1.5 il vento, quindi regolare anche la sua gara, bravo, complimenti. Speriamo che il vento si stabilizzi su questa misura. Speriamo. Più o meno, perché sarebbe ideale. 1.8 perfetto. Sì, 1.8 è la perfezione. E insomma, bella gara, qui chiaramente fanno anche gruppo i compagni di squadra. Abbiamo detto, una bella occasione per vedere anche giovanissimi che potrebbero diventare protagonisti. Questa intanto è la classifica della seconda serie vinta da Silvestrelli in 16.03 su Bianchini e Inzoli 16.31. E andiamo in studio per un'intervista. Bravi ragazzi, eccoli, li vediamo, i protagonisti di un 150 metri maschile di altissimo livello, tiratissimo, ha vinto per un'unghia. Yupun, sei contento? Dopo un anno fatto così, benissimo. Bravo, è stato un anno difficile, ricordiamo il 2023 per te. Adesso hai lavorato molto duro bene, con i tuoi compagni di allenamento. Gruppo, con Pietro, con tutti, lavorando molto molto bene noi, benissimo. Molto bene. E Citru invece cosa ci dice? Sei contento? Volevi batterlo tu allora, per un'unghia? No, volevamo... Cioè, io pensavo di fare una prestazione almeno sotto i 15, io e Yup. Secondo me c'era nelle gambe, però fa niente. Sono un po' insoddisfatto, ecco. Sei andato secondo, ma almeno facendo un buon tempo, cioè almeno il PB. Però, dai, bella manifestazione, sono divertito a scontrarmi contro Yup. Ricapiterà sicuramente un 2024 per te che è partito, direi, più che bene. Anche per te l'anno scorso è stato un po' difficile a causa di tanti infortuni. E quest'anno molto bene. Sì, quest'anno siamo partiti col piede giusto e vediamo le outdoor. Vediamo il resto. Ricordiamo 6.53 sui 60 metri indoor, un miglioramento davvero importante. Poco più di un mese fa, possiamo dire. Quindi sei di nuovo in pista e obiettivi li conosciamo. Roma, Parigi. Ci sono tantissimi, è pieno quest'anno. Poi torniamo su di te, Ali, per il racconto della finale mondiale. I switch to English, okay? Okay. So Yupun, you are here today after a very serious injury you had last year in Savona. Yeah. So what does it mean for you to be here and run close to your Asian record in 150 meters? Yeah. Quindi gli ho chiesto appunto, ha avuto un infortunio molto grave lui a Savona l'anno scorso. Cosa vuol dire per lui essere qui oggi e correre molto vicino, un crono molto vicino al suo record asiatico? Yeah, actually after the injury I had to face a very difficult but in the end we managed to be here and then first race in the year we did a nice race with my colleague Chitru and I'm really happy about that and I have some things to finish of course from last year so the goal is in this year to go in Paris and run in the final of course and then
let's see in the future. Sì, ci sono cose da rifinire, dice, nella gara di oggi, ma sono molto contento. Dopo, sono stati mesi duri dopo l'infortunio di Savona dell'anno scorso, sono contento oggi di aver corso così bene anche con il mio compagno d'allenamento. Gli obiettivi sono la finale a Parigi e quindi sono molto carico per questo. Benissimo, grazie ragazzi, grazie di essere stati con voi. Complimenti ancora per la gara e di nuovo la linea ad Andrea Giorgio. Grazie mille, bella intervista, amici prima ancora che rivali, è sempre bello. Andiamo con i 150 metri al femminile, dall'esterno abbiamo Margherita Guarducci dell'Atletica Livorno, Camilla Sarti in corsia 7, interno Morgana Gnan dell'Atletica Prato, Camilla Sarti dell'Atletica Empoli, Eleonora Ricci, sì, ragazza 23enne, anche lei toscana, 17,88 vanta in questa specialità ai 150 metri, 11,55 sui 100. Poi Martina Falagiani all'interno per Atletica Firenze Marathon, Bracco Atletica per Invernizzi, Fiamme Gialle per Eleonora Ricci, Federica Pelagatti della Pistoia Atletica 1983, poi Giulia De Biasi dell'Atletica Firenze Marathon, una gara questa che ha avuto recentemente una notorietà a livello nazionale perché lo scorso sabato, proprio 7 giorni fa, Rebecca Borga a Foligno ha realizzato 16,92 battendo il 16,99 che era primato di precedente Fontana, di Vittoria Fontana a Milano nel 2022. Sì. E quindi insomma ci si gareggia. Sì, ecco. è una bella gara, è molto divertente. E qui la curiosità è di vedere Eleonora Ricci, lei è anche capace di 23,37 sui 200. Vero. Purtroppo qualche piccolo incidente di percorso negli ultimi anni, ma speriamo di rivederla veramente ai suoi livelli. È in corsia 5, sì, senza dubbio la favorita di questa gara. Parte molto bene, in effetti, proprio nella Ricci. Sì, qualche piccolo incidente sull'avvio, dall'uscita dal blocco, ma sicuramente la più forte del lotto. E infatti sta facendo nettamente la differenza, attenzione al crono perché spinge molto, non sarà la miglior prestazione italiana, 17,96, beh sotto i 18 è già un buon risultato. È un buon risultato, sta tornando a ritrovare sensazioni e velocità di qualche tempo fa e mi auguro veramente di rivederla sui suoi livelli. Sono anche contento di sentire Citru non essere soddisfatto. Sì, tornando a prima. Sì. È quello che ti dicevo. Allora vedi che avevo ragione io a non essere così contento della sua prestazione? Scherzo, che ovviamente. Per il periodo è una bellissima prestazione, ma però mi fa molto piacere sentire Citru così determinato e così voglioso di fare bene. Insomma, dichiarare di voler scendere sotto i 15 secondi è l'obiettivo. Veramente una dichiarazione di guerra importante, soprattutto per quanto riguarda poi i 100 metri. Tanta attenzione, Desi Osakue, importante questo lancio, il quinto dopo quattro nulli. Questo sembra buono almeno nella sua fase aerea, non vediamo però la pedana. Sì, è però vicino ai 60 metri, 58 metri. È un gran lancio. Si ammazza la gara con un lancio solo. Vediamo se è valido. Se compete con quella maschile, perché quella Giovanni Faloci è 58 e 42. È vero, c'è un peso un po' diverso nel sì, disco. È vero, però pesa la metà. Dico questo perché questa gara così in cui gareggiano uomini e donne l'ho vista fare a Berlino alle gare indoor, in cui si sfidavano a coppia un uomo e una donna più o meno dello stesso valore ed era molto carina, un format interessante. Eccola qua, 58 e 11, beh, come detto, come primo lancio bel risultato e ne è ancora uno in cui magari può arrivare davanti a Giovanni Faloci. No, non credo che sia questo obiettivo, però tirare la bomba tirare la bomba. Avere qualcuno che ti tira la gara è molto bello, questo alternarsi tra uomini e donne e secondo me anche stimolante, quindi ti ripeto, questa gara che ho visto a Berlino è stata molto molto divertente e stimolante per loro. Quindi sì, ci piacciono questi format alternativi molto, che soprattutto nell'Europa centro-settentrionale sanno fare. Vediamo anche gare Diamond League con setup magari un po' diversi dal solito, sia nelle corse che soprattutto nei concorsi, anche le gare di lancio in contesti scenografici, insomma
si può fare qualcosa in più. L'atletica, sì, l'atletica è bella di per sé, però può anche essere arricchita. Assolutamente, no? Quindi questa gara unita uomini e donne sulla stessa pedana oggi mi piace, sì, moltissimo. Oggi, sì, è mi particolare diverte. Come cosa, effettivamente è interessante. Siamo con Elena Variale, ragazza di Atletica Cascina. Prima ho fatto una battuta, ma non è vero, il disco femminile pesa 1 chilogrammo, quello maschile ne pesa 2, quindi... Sì, però proprio per questo i valori metrici sono molto simili. Sì, sono molto simili, infatti. E quindi questo può essere uno stimolo per tutti e due. Tra l'altro al maschile c'è già stato il primo missile terra-aria di Alecna recentemente, il figlio d'arte. Sarà uno dei grandi protagonisti al maschile nei prossimi anni, sicuramente. Lo è già, a dire il vero, già stato sul podio ai campionati del mondo, no? Eh sì, grande talento. Eh beh, peraltro nato in quella casa. Sì. Un po' casa in cui non conviene litigare. No, no, quello sicuramente. Hanno tutti ragione, sempre. Sì. Eccoci qua con la continuazione della gara di disco, ancora la fase delle ragazze, perché chiaramente sono alternati prima il blocco delle ragazze e il blocco degli uomini, però turno dopo turno fanno alternanza, diciamo. Intanto vediamo davanti a noi, si stanno preparando i 400isti. Sì, avremo 400 metri, uomini e poi donne, due belle gare. Mi permetto di dire soprattutto quella femminile. Ma guarda, anche quella maschile, no, certo. vedo guarda, il contenuto tecnico. A me piacciono più le donne che gli uomini. Io parlo del contenuto Eccoci tecnico. Eccoci qua con i risultati, tanto scusa Giorgio, poi ti faccio parlare. 17,95, bel risultato sui 150 di Eleonora Ricci, che ha fatto il vuoto decisamente, come ho detto, le altre erano tutte ragazze molto giovani con una bella esperienza in questa gara. Vai pure. Assolutamente. No, devo dire che forse i 400 maschili e femminili sono le gare che hanno il più alto contenuto tecnico. È vero. E da qui si prenderanno informazioni importanti per le staffette. Staffette dei che mondiali. Insomma, stiamo arrivando in una fase già calda, perché il mese prossimo a Nassau e Bahamas ci saranno World Relays, e lì non è un appuntamento interlocutorio, no, anzi. È un appuntamento per noi fondamentale. E qui i 400isti hanno risposto in massa a questa chiamata. Vero. Bene così, bene per noi che ce le godiamo. Andiamo con la presentazione. Paolo Messina nella corsia 8. Corsia 8, ragazzo delle Fiamme Gialle. 47,45 il suo personale, ragazzo 21enne. Luca Sito della Pro Patria Milano, ragazzo da 46,31. Poi Lapo Bianciardi, uomo di casa, anche se gareggia per l'Avis Barletta, lui comunque è toscanissimo, come allenato dice, da Riccardo Pisani. Sì, peraltro Lapo non può essere altrimenti. 46,27. Alessandro Moscardi, Atletica Firenze Marathon, una bella ovazione anche per lui. 46,84 il personale. Poi entrano gli atleti di interesse nazionale, con Vladimir Aceti, che torna a gareggiare ad alto livello, ha avuto diversi infortuni, sì, recentemente. Un infortunio piuttosto serio l'anno, sì, scorso, l'anno la schiena. Scorso. 45,58 il suo personale, gareggia per le Fiamme Gialle. Giuseppe Leonardi dei Carabinieri, 46,19 di personale per lui. E poi Francesco Domenico Rossi, anche lui della Pro Patria Milano, 46,44, ragazzo 23enne, come Matteo Raimondi della Pro Sesto di Cernusco, 46,35 il personale per lui. Guarda, come ti dicevo, forse la gara dal più alto contenuto tecnico, al maschile sicuramente, al maschile sicuramente. È molto molto bella, atleti dei valori anche abbastanza vicini, quindi
una gara di altissimo livello. Vediamo, favorito ovviamente in quattro Vladimir Aceti, ragazzo nato in Russia, poi adottato, vive in Lombardia, Giussano da sempre, lui che è stato primo nei 400 ai campionati europei Under 20 nel 2017, dove ha vinto anche nella staffetta, e nella staffetta a livello assoluto è stato in finale di tutto praticamente. Sì, allenato da Alessandro Simonelli. Eccolo qua inquadrato proprio Vladimir Aceti, attenzione soprattutto al suo interno Giuseppe Leonardi e poi Luca Lapo Bianciardi, Luca Sito, sono diversi gli atleti che ci possono provare. Eh sì, veramente una bellissima gara. Qui sentiamo bene lo starter perché è proprio qui davanti alla nostra postazione la partenza dei 400. Parliamo piano anche per quello. Eh sì, li abbiamo vicinissimi. Raimondi, Rossi, Leonardi, Aceti, Moscardi, Bianciardi, Sito, Messina, dalla 1 alla 8. Ecco la partenza regolare, partito molto bene Moscardi, mi pare che è andato subito a riprendere Bianciardi all'esterno. Sì, Bianciardi spesso parte un pochino più prudente per correre molto bene finale. Aceti che sta risalendo benissimo in corsia 4, direi che contando il decalage sembra lui davanti in questo momento. Bene anche Sito, molto facile, molto, molto bene, bello, bella corsa di Luca. Sì, Sito in 7, davvero bello stile, oltre molto, che molto efficace. Eccoli si qua. Si allenano anche insieme. Aceti, Bianciardi e Sito che si presentano davanti. Aceti e Sito soprattutto. Molto e Luca bene. Sito Luca che Sito fa la differenza. Si è imballato un po' Vladimir Aceti. Luca Sito in 7 che va a chiudere con anche un bel tempo. 45-67. Grandissimo 45-67. Aveva 46-31 di personale. Mamma mia, che gara di Luca Sito! Bellissima, lo davano in grande condizione, purtroppo Leindro aveva avuto un piccolo infortunio, ma veramente un grandissimo talento e un grandissimo, grandissimo corsa, una bellissima corsa. Davvero da 400. Bello da vedere, sì, l'abbiamo visto, sì, soprattutto nella seconda curva, uno stile anche impeccabile, però grande efficienza, ragazzo del 2003, quindi anche lui da considerare, sì, ancora giovanissimo. E i presupposti sono questi, direi che è una bella promessa anche lui della nostra, sì, atletica. Una grandissima gara, bellissima gara, sono contento di rivedere anche Vladimir a buoni, vero, livelli, vero. È stato molto sfortunato l'anno scorso, sì, e quindi è normale che paghi un pochettino nel finale, 45-65 ufficiale. Però gran, sentiamo gran anche un grande tifo, vedo il papà in tribuna in lacrime. Quindi sì, soddisfatto, sì, anche lui. Complimenti anche a tutto lo staff di Alessandro Simonelli. È un crono che per un ragazzo di 20 anni lo proietta in una nuova dimensione. Eh sì. Lo aspettavamo, devo dirti, certo, che lo aspettavamo, certo, perché l'anno scorso aveva già mostrato grandi cose. 45-65, 46-18 di Vladimir Aceti e 46-64 di Bianciardi. Eccola, bravissimi, qui, bravissimi. La classifica deve a tutti gli altri. Avevamo detto che poteva essere una gara dall'alto contenuto tecnico, e assolutamente buono anche il personale di Paolo Messina, quindi bellissima gara, complimenti a tutti quanti, soprattutto a Luca Sito che con un 45-65 adesso entra in una dimensione diversa. È quello che dicevo prima, sì, assolutamente è qualcosa su cui lavorare, non è un risultato raggiunto, no, è un passo importante. Devo dire che sta per andare in studio. Qui lo salutiamo, è appena passato. E allora diamo la linea a Andrea Giannini e Luca Strati e Laura Strati per intervistare Luca Sito. Che da qui il lapsus, chiedo scusa. Allora, è già qua Luca. Sempre all'essere. Sì. Ti stai riprendendo innanzitutto? Respirare e soprattutto ti stai riprendendo. I commentatori hanno detto: sei entrato in una nuova dimensione nel tuo 400, quasi 7 decimi di miglioramento, te l'aspettavi e adesso che scenari ci sono? Ah, è sicuramente un risultato bellissimo, sono molto felice, mi aspettavo un miglioramento, ma ha impressionato anche me, devo dire questo,
e niente, comunque questo è il frutto di una grande evoluzione di allenatori e compagni che ho avuto negli ultimi anni e quindi è stata una bella gara, penso di aver fatto un passaggio perfetto sul 200 e anche di aver chiuso abbastanza bene, anche perché ne avevo molto anche all'ultimo 100 e ho spinto fino alla fine. 45-65 è un tempo davvero importante a livello nazionale, potrebbe aprire tante opportunità, sei pronto a coglierle? Sono prontissimo a coglierle, non vedo l'ora, sarà una bellissima stagione e il meglio deve ancora arrivare. Luca, complimenti anche da parte mia, conosciamoti un po'. Mio papà? No, complimenti anche da parte mia. Vorremmo che tu ci raccontassi qualcosa di te, quali sono i tuoi sogni dentro e fuori dal mondo dell'atletica? Allora, sicuramente il primo obiettivo in questo momento è diventare un professionista, che è l'obiettivo primario di qualsiasi atleta che fa a livello agonistico uno sport. Poi ovviamente una medaglia con la nazionale assoluta sarebbe, diciamo, un grande traguardo e anche un inizio di qualcosa di più grande. Bene, bravo, ci lavoriamo Laura, no? Che ne dici? E certo, ci lavoriamo, ma manca la parte fuori dal mondo dell'atletica. Cosa studi? Lavori? Chi sei? Allora, io oltre all'atletica studio anche online, faccio comunicazione nel tempo libero che trovo, perché bene o male mi alleno ogni giorno, a volte anche due volte al giorno, quindi è bello impegnativo. Però nel poco tempo che riesco ad avere libero, in questo periodo riesco a studiare, poi le passioni ce le ho. In questo momento voglio concentrarmi sull'atletica e poi verrà tutto da sé. Dove ti rivediamo adesso, dopo questo exploit? Hai già parlato, avete già programmato con il tuo allenatore, ricordiamo Alessandro Simonelli, che è anche l'allenatore di Vladimir Aceti. Sì. Allora, come prossima gara in realtà non abbiamo ancora preparato niente. Vediamo se la nazionale inizierà a chiamarmi per qualcosa, vediamo. E a livello di gare individuali ci sono un po' di meeting, stiamo ancora vedendo. Luca, grazie mille, complimenti ancora, ci rivedremo. E adesso di nuovo la linea grazie ad Andrea e Giorgio. Grazie mille, davvero ancora siamo colpiti dalla grande prestazione di Luca Sito. Abbiamo un'altra serie però dei 400 metri maschile. Anche qui soprattutto ragazzi giovani, non necessariamente. Andiamo dall'esterno, Lorenzo Palma del Roma Quacetosa, classe 2004. Marco Miceli al suo interno della Trieste Atletica, ragazzo da 47-78 di personale. Poi Simone Giliberto viene da Siracusa, giovanissimo anche lui, classe 2006, 47-55 già il personale. Thomas Manfredi dell'Atletica Campidoglio, 47-07 di personale. Qui Luca Marsico Vetere, Atletica Libertas Atletica Forlì, 48-12 di personale. Tommaso Maniscalco della Andrea Milardi Rieti, 48-27 per lui. Poi dall'Atletica Firenze Marathon, come si può sentire dagli applausi, Giovanni Maria Pontiggia, 48-97 di personale. E poi Vanni Picco Aquanor dell'Atletica Chiari 1964, 47-77 il suo personale. Difficile fare un pronostico in questa serie, anche se a livello di personale Thomas Manfredi dovrebbe avere un netto vantaggio, sulla carta dovrebbe avere un netto vantaggio, ma come dico io, la carta non ha mai vinto una gara. Poi 400 sono una gara 400, terribile. Sì. Diciamo diversi spunti questa gara. Abbiamo il giovanissimo Marsico Vetere, sì, e anche interessante vedere Maniscalco, ottocentista valido, molto valido, bravissimo ottocentista, che si sperimenta sui 400. Seconda partita, la seconda serie dei 400 metri maschili, subito molto forte Manfredi come previsto. Sì. Lui è anche un ottimo duecentista. Si vede. Va bene anche Giliberto, ragazzo molto giovane davanti a lui, classe 2006 addirittura, questo ragazzo della Siracusa Atletica. E sono loro due davanti, con anche Palma all'esterno.
scusate, Miceli in tenuta gialla, e sono proprio Manfredi, Giliberto e Miceli sulla stessa linea. Attenzione perché Manfredi cede, mentre molto bene all'esterno Giliberto e Miceli. Manfredi ha ceduto e va a vincere, probabilmente proprio Simone Giliberto, 47-98. Bella gara. Davvero. Bella gara. Vinta da questo ragazzo, classe 2006, ricordiamo. Sì, molto giovane. Una curiosità, non riesce sempre ad allenarsi in pista perché non ha la pista disponibile vicino casa . E quindi due volte a settimana solo si allena in pista e il resto un po' per strada. Quindi speriamo che trovi presto un impianto perché insomma il valore c'è dell'atleta. Assolutamente. Ancora abbiamo negli occhi la gara di Luca Sito. Sì, devo dire che chiedo scusa per questi ragazzi, però Sito ci ha davvero impressionato. Devo sia dire per il tempo, ma anche per come ha corso. E tu che sei tecnico. Esattamente, ecco, proprio questo ti volevo dire. La cosa che mi ha impressionato di più è stato il modo in cui ha corso. Da vero quattrocentista, riesce a correre a velocità importanti spendendo molto molto poco. Questa secondo me è la caratteristica più importante del quattrocentista. Vabbè, il giro che uccide, chiaramente la conservazione della velocità e dell'energia è un equilibrio difficile da raggiungere. Assolutamente, e gli ultimi 120 di Luca sono stati veramente molto molto belli. Sì. Aveva la minima deformazione di se stesso rispetto alla fatica, e questo è veramente molto molto importante per poter conservare la velocità. Sì. Quindi bravo, complimenti, perché è stata veramente una bella gara sia dal punto di vista cronometrico ma ancor più dal punto di vista tecnico. Intanto si preparano le ragazze del 400 metri al femminile. La tua gara preferita? Anche qui due serie, no vabbè, a parte di tutto effettivamente la lista di partenza della prima delle due serie vale un campionato italiano, direi. Eh sì, dici bene, perché veramente, come avevamo detto, forse la gara dal contenuto tecnico più elevato, forse di tutta la manifestazione, sì, 400 metri. Con tutto rispetto per tutti gli altri, però chiaramente si mettono sul piatto della bilancia i vari personali dei vari atleti e il peso specifico di queste 7 ragazze che vedremo nella prima serie, davvero vanno a sbilanciare questa situazione. Diciamo che era una gara prevista proprio in funzione delle 4x4 staffette, delle 4x4 sia mista che di genere, certamente. Quindi hanno risposto prontamente tutti i ragazzi. Non è semplice rispondere a una stagione come questa in cui bisogna centrare un obiettivo importante a inizio maggio, soprattutto nei 400 metri, nella velocità forse un pochino più semplice, e poi dover affrontare altri appuntamenti importanti come i campionati europei e le Olimpiadi. E devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi, sì. E i loro allenatori ovviamente. Adesso vediamo anche le ragazze, qui da segnalare soprattutto ritorno alle gare di Maria Benedetta Cicbolu dopo la maternità. Abbiamo anche altre ragazze molto interessanti, Virginia Troiani, Alessandra Bonora, Napolinari, tra poco le vedremo, Raffaella Lucudo, Rebecca Borga. Intanto prima dell'inizio di questa prima serie dei 400 femminili andiamo a vedere il lancio vincente di Desi Osakue, che è andata oltre i 60 metri con il sesto e conclusivo lancio. Eccolo qui, abbiamo detto ci ha messo un po' a trovare i riferimenti e le misure. 4 nulli per lei, poi però un lancio con cui ha vinto la gara al quinto e al sesto, questa bomba a 60-57, davvero un gran lancio per lei, considerando ancora la lunga stagione che avrà davanti. Eh sì, ma come ti dicevo, gli atleti in gare come queste provano a fare anche qualcosa di diverso, ci ha messo un po' a carburare, a trovare gli equilibri, sì. E poi ha lanciato questo fantastico 60. Per fortuna qui non c'è 57. Il format con solo i primi tre lanci che qualificano per la seconda parte, la finale vera e propria. Bene così. Eccola qua la lista di partenza dei 400 femminili, gara prima serie, quella delle atlete più forti. Qui all'esterno Petra Nardelli.
ragazza del Leifa Club Boys Bosen Raiffeisen a Bolzano. Al suo interno abbiamo Virginia Troiani, una delle gemelle della Pro Patria Milano, poi Anna Polinari, ragazza dei Carabinieri, da 52-33 di personale, seconda lo scorso anno ai campionati italiani. Rebecca Borga, che mi ha detto 6 giorni fa ha realizzato la miglior prestazione italiana sui 150 metri, torna sulla sua distanza, quella dei 400, la 25enne veneta, che ha 52-55 di personale ottenuto lo scorso anno. Al suo interno Alessandra Bonora, sempre delle Fiamme Gialle, 52-20 di personale. Raffaella Lucudo, 52-38. Ragazza che ha corso poco lo scorso anno, protagonista nelle staffette. Poi Laura Elena Rami, ho detto del ritorno di Maria Benedetta Cicbolu, che invece non c'è nella lista di partenza, era annunciata, speriamo di ritrovarla presto dopo la maturità, la maternità, scusate. Alessandra Bonora, detentrice del titolo italiano, vinto l'anno scorso. Classe 2000, ancora molto giovane, ragazza bresciana della Bracco. Anzi, bella Fiamme Gialle. Gran bella gara, molta curiosità dopo la prestazione di Rebecca Borga sui 150 metri. Eh sì, abbiamo detto 16,92, il nuovo primato, miglior prestazione italiana. Lei che però è una quattrocentista a tutti gli effetti. Però gareggia anche su gare più brevi. Sì, si era migliorata anche sui 60 metri. Sì, è vero. Partita, prima serie dei 400 donne. Corsie centrali ovviamente come sempre da tenere particolarmente d'occhio. Subito molto bene proprio Borga in corsia 5. Bene anche Anna Polinari. Sì, invece è partita un po' meno bene Alessandra Bonora, è in difficoltà, raggiunta e superata da Lucudo. Vediamo però Bonora che sembra cambiare marcia all'ingresso della curva, mentre sta andando molto bene Anna Polinari, e lei davanti con Borga che si rifà sotto. Arrivano sul rettilineo conclusivo proprio Polinari, Borga, e in rimonta Alessandra Bonora. Rebecca Borga che prova a prendere un piccolo vantaggio, sembra averne di più rispetto ad Anna Polinari, e va a vincere in effetti Rebecca Borga con 52,27, nuovo personale anche migliorato di 35 centesimi, grande prova di Rebecca Borga che evidentemente sta benissimo in questo inizio di stagione. Eh sì, grandissima prestazione, anche Anna Polinari molto vicina al suo personale, una bellissima gara spalla a spalla. Rebecca ha migliorato molto, quest'anno ha cambiato, è andata ad allenarsi a Roma con Marta Oliva, ha curato gli aspetti di velocità perché appunto si è migliorata anche sui 60 metri. Vero. E ne vediamo subito i frutti anche sui 400. Aveva una bella gara per la ragazza nata a Treviso, vive a Venezia. 52-25 il crono, ancora meglio. Questa invece è la classifica della seconda serie dei 400 metri uomini che abbiamo visto in precedenza con la bella prova di Simone Giliberto. Bella gara, come avevamo anticipato quelle dei 400 erano le gare dal contenuto tecnico più alto, e lo hanno confermato con queste prestazioni molto molto belle. La Polinari 52-37, quindi moltissimo, molto vicino al suo personale, e quindi una gara veramente molto molto bella. Io te l'avevo detto. Sì. Eccola qui la classifica definitiva, 52-25, come detto, nuovo personale, grande risultato per Rebecca Borga che aveva 52-55, quindi 30 centesimi di miglioramento. Anna Polinari, Alessandra Bonora. Bonora che è partita lentamente, ha avuto una buona fase centrale, poi però probabilmente lei, a differenza della compagna di squadra, non è ancora al meglio della forma. Sì, è chiaro che è una stagione difficile, molto lunga, certo. E le condizioni di avvicinamento sono diverse per ciascuna di loro, ma fa ben sperare avere tre atlete sotto i 53 secondi
così presto in stagione. È vero. Tra l'altro con un personale di pochi centesimi al personale vicino al proprio personale a Napolinari, e si conferma sotto i 53 Alessandra Bonora, fa veramente ben sperare per le staffette. Eh sì, dove insomma, c'è sempre bisogno, anche se già queste ragazze sono nel giro della nazionale, ovviamente, ne abbiamo anche diverse altre per fortuna. Poi, come detto, tornerà Maria Benedicta Cicbolu, speriamo presto. Glielo auguriamo veramente di cuore dopo la maternità. Eh sì. Siamo pronti per la seconda serie di questi 400 femminili. Tutto pronto per la seconda serie dei 400 femminili, annunciato il forfè di Alexandra Almici in corsia 7, quindi ci sarà una corsia vuota, si gareggia dalla 1 alla 8 in questa seconda serie, anche qui soprattutto ragazze giovani e giovanissime, vedo addirittura dei 2008, Giorgio. Sì, veramente giovani atlete. Ed è una bellissima occasione per loro essere in una gara già di questo livello. Sì, poi in uno stadio bellissimo. Ah, questo non c'è dubbio. Veramente un bellissimo contesto, una bellissima gara. Veramente una cornice stupenda. Silvia Meletto, classe 98, lei, Atletica Brescia, ragazza da 55.02 di personale. Poi, come detto, vuota la corsia 7 per il forfè di Alexandra Almici. Troviamo Elisabetta Vandi delle Fiamme Oro Padova, 52.82 di personale. Serena Troiani, una delle gemelle. Troiani, sì, sono tre, vero? Sono tre gemelle. 53.82, scusate, il suo personale. Anna Cavaliere, il suo interno, da Fratellanza Modena, 54.02, primato personale. Caterina Caligiana in corsia 3 dall'Atletica Capanne Pro Loco Athletic Team, 55-75. Giorgia Martini, la vediamo lì in corsia 2. Queste Caligiana, Martini, Tofanari, 2008, 2007, 2008 come anno di nascita. Eccola qui Giorgia dell'Atletica Firenze Marathon, come dell'Atletica Firenze Marathon Michelle Tofanari al suo interno, anche lei classe 2008 come detto. Che bello davvero deve essere per ragazzi di questa età far parte di un evento come questo. Sì, io credo che poi si porteranno a casa veramente. Ci sono i loro idoli. Sì. Uno stimolo importante per proseguire la propria carriera e la propria attività. Eh sì, allora, tutto pronto per la partenza. Partite, seconda serie dei 400 metri femminili, anche qui ovviamente difficile fare un pronostico, bello però scoprire cosa succederà. È subito molto forte all'esterno Elisabetta Vandi, mi sembra. Sì. Sì, a lei. Un ritorno dopo qualche anno un po' difficile per Elisabetta. Nonostante sia ancora molto giovane, molto classe giovane. 2000. Sì, adesso ha cambiato guida tecnica, da ottobre si allena con Andrea Pagliarini. Ed è lei davanti all'esterno, attenzione all'interno anche a Anna Cavaglieri. No, scusate, sì, Anna Cavaglieri. Ma è Vandi, Elisabetta Vandi, che tiene fino in fondo molto bene, va a chiudere in 54 e 63.
Bel risultato questa seconda serie dei 400, quindi Vandi su Cavalieri. E noi ne approfittiamo di questa piccola pausa per andare in studio, abbiamo l'intervista a Rebecca Borga. A voi Andrea e Laura. Grazie Andrea, è già qui Rebecca, prontissima, ce l'hai fatta a rifocillarti un attimino? Più o meno, dai, ci siamo. Rebecca, che inizio di stagione è stato? Miglior prestazione italiana dei 150 metri, qualche giorno dopo record personale nei 4. Sì, no, devo dire che sono molto contenta di questo inizio, spero appunto sia solo la partenza e poi di continuare a migliorarmi. Sto lavorando bene, da quest'anno mi sono trasferita a Roma, mi sto allenando con Marta Oliva e sono molto soddisfatta. Cos'è cambiato rispetto agli scorsi, alle scorse stagioni, dove qualcosa purtroppo ha funzionato a metà? Sì, diciamo che sicuramente il cambiamento in sé è stato un grande stimolo. Con Marta mi sto trovando molto bene, sia a livello personale che con gli allenamenti, e soprattutto è di grande aiuto il gruppo che abbiamo, che è molto stimolante. Da veneta a veneta, da romana acquisita a romana acquisita, come ti trovi a Roma? No, mi trovo molto bene, soprattutto mi sono trasferita quasi all'inizio del periodo invernale, devo dire fantastico. Il periodo invernale è un periodo tropicale, sì. A Roma, perché un mese di freddo c'è. Sì, no, infatti molto molto bello. Qual è il tuo piatto romano preferito? Carbonara, cacio e pepe, anche se adesso devo un attimo rallentare. Queste sono decisioni difficili da prendere, lo sappiamo molto. Tutti, però nel frattempo c'è una stagione 2024, non so se lo sai, che è abbastanza densa di appuntamenti. Sì, questa è una stagione molto molto importante e quindi sono contenta di aver iniziato così e sento di essere su la direzione giusta, ecco. Prossimi appuntamenti dove ti rivedremo e sulla distanza tua, i 400 metri, sì. E sulle altre distanze. E allora, non abbiamo ancora pianificato tutte le gare, adesso probabilmente appunto ci saranno i mondiali di staffette, quindi la prossima sarà quella, e poi una volta tornate avremo più chiaro anche il calendario con le prossime gare da fare. Benissimo, Rebecca, ti lasciamo andare perché hai ancora il fiatone. Recupero un altro po'. Ti lasciamo recuperare, ti ringraziamo. Non so, qui abbiamo Jacopo che... Ti ricordi come si corrono i 400 metri? O hai rimosso? Hai rimosso. Ma dicevo prima ad Andrea, quando ho sentito chiamare il giudice ai vostri posti, mi ha preso il magone. E ho pensato, ma meno male che non tocca a me. E poi però subito dopo è salito il rammarico di non poter essere ancora sui blocchi. Adesso la strada è un'altra, però insomma... Le emozioni rimangono sempre di questo magnifico sport. 400 che ci stanno dando delle soddisfazioni immense. Rebecca e Luca poco prima... Li hanno sempre dati i 400. Allora. Alle volte sono stati sottovalutati come disciplina, però... Jacopo, ti sblocco un ricordo. Le categorie master arrivano fino ai 95 anni. Mi sono interrotto prima. Mi sono interrotto prima. Puoi sempre riprendere. Va bene, Rebecca, grazie ancora. Andrea, vuoi dire qualcosa a proposito di master? A proposito di... Rebecca, ti ringraziamo, ti lasciamo andare. Ridiamo la linea a Andrea, Giorgio, che sono già carichissimi per il prossimo evento che sarà i 300 metri maschili e poi femminili. Risposta corretta. Sempre preparatissimo il nostro. A parte su alcune assenze che non mi ero segnato nelle liste di partenza, va bene. Ecco qui la classifica della seconda serie dei 400 femminili con Elisabetta Vandi, bella gara, davanti a Anna Cavalieri. Serena Troiani, bella gara, hanno confermato i 400, le premesse di esprimere un bellissimo livello. Sì, avevamo detto, anche le non seconde, ci hanno smentito. Sì, anche le seconde batterie. Partenza, guarda le posizioni dei blocchi, inusuali come quella dei 150, siamo ai 300 metri, come detto, una delle misure spurie, è una di quelle però che si corre anche un po' di più rispetto ai 150 metri, molto recentemente, 2 mesi fa, Letsile Tobogo, il fenomenale atleta bozzuano, giovanissimo ma già uno dei grandi protagonisti della velocità
internazionale, sul podio al mondiale sia nei 100 che nei 200, una cosa alla sua età davvero favolosa. Ha realizzato 30,69, la nuova migliore in Sudafrica, 30,69, nuova migliore prestazione mondiale di sempre. Il record italiano è di Matteo Galvan, che è di 32,01. Segnalo come curiosità statistica che sotto i 31 secondi, oltre a Tobogo, sono andati altri tre atleti nella storia: Wade Van Niekerk, recordman mondiale dei 400 metri, campione olimpico, Michael Johnson, campione di 200-400 di tutto, e Usain Bolt, di cui mi rifiuto di dire qualcosa perché lo conosciamo tutti. Questi tre nomi, Tobogo si è aggiunto a questi tre nomi, direi una compagnia non male. Non male, il 300 forse come il 150 si avvicina più ai 200isti che ai 400isti, il 150 è più 200ista che 100 metrista e il 300 metri è più 200ista che 400ista, infatti forse l'unico 400, se possiamo chiamarlo 400ista pure Van Niekerk, ma è un atleta da sotto i 10 secondi e sotto i 20 secondi, esattamente, quindi o sei un 400ista che corre sotto i 20 secondi oppure direi che è una gara più congeniale al 200ista. E allora andiamo a vedere i protagonisti di questa prima serie a livello maschile, a segnalare il forfè di Mattia Rinaldi che era previsto in corsia 2, quindi saranno 7 gli atleti dalla 1 alla 8. Attenzione, centro, corsie centrali come sempre, soprattutto Riccardo Meli, Matteo Fusari e Brian Lopez, che insomma conosciamo bene per le staffette a livello anche assoluto ormai da qualche anno. Riccardo Meli, ragazzo 23enne campano, trasferitosi poi a Palermo, un altro della scuderia Licciardello, ragazzo altissimo, quasi due metri, infatti si vede che spicca lì in corsia 4. Molto interessante, ha realizzato 33,85 nei 300 ma nel 2021, 45,74 nei 400. Giornata molto interessante oggi per lo sprint, anche perché questa sera gareggerà Filippo Tortu in una gara di 100 metri con Noah Lyles e Kenny Benmerek. Sì, una gara piuttosto impegnativa, direi. Sì. E quindi siamo tutti molto curiosi. Siamo partiti subito fortissimo. Ieri Lindsay ha fatto 19,88 nei 200. Sarà una stagione davvero esplosiva fin dai primi mesi. Mamma mia, per il momento noi ci accontentiamo delle piccole esplosioni, piccole grandi esplosioni italiane. Sì. Tante migliori prestazioni, tanti record italiani dall'inizio dell'anno. Abbiamo perso il conto, guarda, sì. tra la lunga stagione, insomma, tra tutta la stagione indoor e questo primo scorcio di stagione all'aperto, io non credo ci siano precedenti sul numero di primati italiani, più di 80 sulle varie categorie, qualcosa. Abbiamo perso il conto ed è veramente un inizio spumeggiante. Sì. L'atletica italiana sta esprimendo in tutte le discipline. La cosa bella è che esprimiamo dalla gara più veloce, quindi 60 metri, alla gara più lunga, alla marcia, ai lanci. Poi negli anni passati avevamo magari qualche zona d'ombra, qualche disciplina un po' meno forte, tipo penso alle prove multiple, dove invece negli ultimi 2-3 anni stiamo tenendo grandi risultati anche lì. Beh, ricordiamo anche il quarto posto ai mondiali della Gerevini. Gerevini, chiaro, mi riferivo a quello, Dario Dester, e tutto quel movimento. Quindi insomma, un'atletica italiana che è sicuramente in grande salute. Eccola qui la lista di partenza, come detto mi risulta non al via Rinaldi in due, però qui all'esterno c'è Giacomo Bianchini, ragazzo dell'Atletica Livorno, 35-20 per lui il personale in questa gara, anche se vanno prese sempre un po' con le pinze i risultati della gara spuria perché non si sa bene come e quando sono state fatte. Giacomo Martellozzo al suo interno, Cus Padova, poi Matteo Fusari era in corsia 6 della Bergamo Stars Atletica, Brian Lopez, origine della Repubblica Dominicana, fiamme azzurre,
Ed eccolo qui l'altissimo Riccardo Meli, quattrocentista moderno da questo punto di vista, sono sempre più simili ai giocatori di basket i quattrocentisti a livello mondiale, con le dovute eccezioni ci mancherebbe. Francesco Pagliarini classe 2007, ragazzo molto giovane dell'Atletica Fano, la famosa famiglia Pagliarini che sta sfornando anche questi bravissimi fortissimi ragazzi, Alice al femminile e Francesco appunto al maschile, e poi Umberto Mezzaluna in corsia 1. Allora, tutto pronto? Ricordo la miglior prestazione italiana di questa specialità ai 300 metri, 32.01, Matteo Galvan, Mongeron nel 2015. Meli che chiede un al tempo. Sì, ci deve essere qualche problema, sì, con i microfoni, perché sì, lui si è alzato e gli altri no, quindi potrebbe esserci. È un po' lunga la procedura di partenza. Approfittiamo per dire che, parlando proprio di 300, ma in questo caso ad ostacoli ancora più spuria, se vogliamo, sì, come disciplina, oggi Mario Lambrughi ha realizzato la miglior prestazione italiana con 34.83, notizia freschissima che diamo, sì, ai nostri ascoltatori. Quindi, per aggiungere migliori prestazioni italiane a migliori prestazioni, sì, italiane, sì, Mario, Super Mario Lambrughi, ha fatto questa bellissima impresa. Devo dire che Mario è un atleta straordinario, ho avuto modo di vederlo da vicino alle Canarie quest'anno e riesce a esprimersi dai 60 metri fino ai 400 metri piani, ostacoli, ad altissimo livello. Complimenti Mario. Allora, ci riproviamo, si sta alzando un po' il vento, non so se anche questo può essere un fattore. Non lo è ovviamente a livello della gara, perché nei 400 ci sono i due nei 300 come nei 400 ci sono i due rettilinei, quindi non conta la forza del vento. Beh, devo dire che iniziare con il vento in faccia dà più fastidio che finire con il vento in faccia, anche perché ci sta. Sì, iniziare subito a contrastarlo fa spendere di più. Partiti 300 metri maschili, prima serie, molto bene Brian Lopez, come sempre grande partente, ma anche Meli, nonostante l'amplissima falcata, è lì appena dietro. All'esterno c'è anche Martellozzo, ma sono proprio Lopez e Meli. Molto bene Riccardo Meli, ancora molto giovane, classe 2001, ed è lui che esce davanti, va a spingere. Lopez e Fusari seconda e terza posizione, ma fa il vuoto Meli e va per una grandissima prestazione, 33-11, grande risultato. Grande gara di Riccardo. Aveva una bella corsa, una grande frequenza per essere un ragazzo di 1,99 m di altezza. Sì, sì, veramente una bella gara, partita all'attacco fin dall'inizio. Partito fortissimo, sì. Lopez come sempre, lo sappiamo, e poi però ha gestito anche bene. È arrivato secondo. Però grande miglioramento per Riccardo. Eh sì, aveva 33.85 nei 300 metri, quindi si migliora decisamente. E anche qui in funzione 400 direi che è un bel segno, un bellissimo segnale. Ed eccolo qua a fare la foto con la cornice, cioè questa cosa che viene fatta, no, non è Meli questo, fa la foto, ma come? Ah, la fanno un po' tutti, dai. Sì, diciamo, Meli un po' affaticato. Eccolo, eccolo. Noi lo vediamo, sì, qui davanti alla nostra postazione. Certo non passa inosservato, Riccardo. No, direi di no. Vero, molto alto, ma solo grandissimo fisico nel complesso come atleta. 34 netti per Brian Lopez, 34.38 per Fusari, per Matteo Fusari. Questi erano i favoriti, hanno confermato il pronostico.
Addirittura noi vediamo di fianco alla nostra postazione Mary a firmare gli autografi ai bambini, una scena bellissima. Sempre molto bella. Bellissima, davvero. Segnaliamo anche il personale a 35-62 di Francesco Pagliarini, allievo, quindi una bellissima prestazione anche per lui. Giovanissimo, sì. Classe 2007, sono quelle cose, un colpo al cuore quando dico per noi che insomma ne abbiamo qualcuno in più, mettiamola così. Andiamo con la seconda serie dei 300 metri maschili. All'esterno abbiamo Brian Gozzi della Fiamme Gialle Simoni, come anche Amba Bravetti, entrambi classe 2007. Andrea Scopino dell'Atletica Firenze Marathon, lui classe 2008, qui, anche qui abbiamo quasi una giovanile perché Marco Orsellini fa un po' eccezione perché ha 30 anni, viene dell'Atletica Livorno. Mattia Giorgio Pelizzaro, Fiamme Gialle Simoni, Fiamme Gialle Simoni anche Silvestro Malara, 2007-2006, di anno di nascita rispettivamente, Tommaso Innocenti della Pistoia Atletica 1983 e poi Alessio Pancrazzi della Pro Sport Atletica Firenze, questi gli otto atleti al via la seconda serie dei 300 metri maschili. Intanto qui vicino a noi Riccardo Meli è piuttosto affaticato. Se lo merita. Se lo merita, sì. Lo sentiremo tra l'altro in studio subito dopo questa serie dei 300. All'esterno Amba Bravetti, penso che sta facendo belle cose. 300 metri maschili, serie 2, con soprattutto giovani e giovanissimi. Bene all'esterno Bravetti, molto bene all'interno Pelizzaro. È lui che è sempre davanti, ma sta rientrando fortissimo. Tommaso Innocenti, che curva per l'atleta della Pistoia Atletica. Ed è lui che si presenta davanti. Rettilineo finale con Pelizzaro che prova a rifarsi sotto, si è perso intanto Bravetti e va a vincere in 34-74 Alessio Pancrazzi, aveva 37-39 di personale in questa disciplina, direi vicino ai suoi limiti, soprattutto una gran bella curva per lui. Sì, 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 una bella gara, veramente si è migliorato, riuscire a partire con la stagione con un personale è sempre molto stimolante per il proseguo, quindi complimenti. Lo sa anche Riccardo Meli che era intervistato nello studio, diamo la linea quindi ad Andrea e Laura. Allora Riccardo, ti sei ripreso innanzitutto? Sì, io. Eh? Sei contento di questa gara? Record personale molto vicino ai 33 secondi? In realtà non tanto, perché mi aspettavo un tempo intorno ai 32,70, però non so, devo rivedere la gara, quanto sono passato al 2, forse sono passato un po' forte, c'era un po' di vento contro il primo rettilineo, però è l'esordio, bisognava rompere il ghiaccio, quindi per ora va bene così. Quando ti rivediamo sui 400, sui canonici allora, 400? Sì, ora si parte perché ci sono i mondiali di staffette. Quindi si va lì e poi subito cercheremo di gareggiare il più possibile perché vorrei provare a fare diciamo la gara individuale a Roma, anche se non è facile, quindi bisogna con il ranking fare più gare possibili. Quindi farò qualche meeting appunto a maggio al prossimo Sprint Festival, forse a Savona, vedremo, ancora non lo so. Soprattutto lo Speed Festival a Roma. Riccardo, complimenti e in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. Tu vieni dalla Sicilia? Sì. Ti faccio una domanda particolare. Qual è secondo te l'elemento siciliano che più porti nei tuoi allenamenti? La tua caratteristica? L'elemento siciliano che porto?
la tua caratteristica più siciliana. Ha fatto un 400. Parliamo piano e facciamo domande semplici, Laura, per cortesia. Cosa ti senti di portare come siciliano, diciamo, nella tua vita da atleta, che ti fa andare avanti, che ti fa eccellere? Un po' di orgoglio. Sono molto orgoglioso. Infatti, quando ho visto anche il 45.6 di Luca, a cui faccio i miei complimenti, un pochettino ho detto, cavolo, devo cercare di rispondere. Quindi sono molto orgoglioso. Quindi questo soprattutto. E a volte è l'arma migliore che ho per esprimermi quando le cose vanno male, spesso io riesco a capovolgere il tutto. Andrea, grazie, complimenti per quest'oggi. Grazie di essere stato. Ti lasciamo andare a finire di respirare. Okay. Sei stato bravissimo a rispondere alle nostre domande. E noi torniamo di nuovo da Andrea Campagna e Giorgio Frinolli. Andiamo in pista direttamente per le 300 metri femminili, una sola serie in questo caso. Abbiamo visto all'esterno Tessa Macaluso, 22enne della Toscana Atletica Empoli, Valeria Simonelli del Nissolino Sport, 39.71 per lei in questa specialità, Camilla Rossi della Toscana Atletica Empoli, 54.63 nei 443.6 nei 300. Non c'è Samantha Zago del Cus Parma, era prevista in corsia 5, era la favorita, a dire il vero, di questa gara. Beatrice Zeli, classe 2001 della Pro Sesto Atletica di Cernusco, 40.45 nei 300. Ambra Bezerra da Silva dell'Atletica Firenze Marathon in corsia 3, e nella corsia più interna, la 2, c'è Maria Vittoria Ubertini della Nizzolino Sport, classe 2005. Questi 300 metri che al femminile vantano il record miglior prestazione italiana, di grande prestigio. Manuela Levorato, che realizzò 36.30 a Viareggio nel 2000. Anche qui segnalo il record, no, primato, miglior prestazione mondiale, che è di Shoni Miller-Wibo, chi altri. Ricordo quella gara a Ostrava nel 2019, 34.41, unica altra donna nella storia a scendere sotto i 35, Beatrice Masilinghi, una delle due namibiane sospese, diciamo, sotto osservazione al momento. Partita la gara dei 300 donne, come detto la favorita sulla carta era Samantha Zago, ma non è al via, cioè buco centrale, molto bene all'esterno Camilla Rossi, che va a riprendere subito Valeria Simonelli. Bene anche Beatrice Zeli in corsia interna, sono loro davanti con anche Tessa Macaluso all'esterno. Sì, bella gara, rettilineo finale combattutissimo. Cede un po' Zeli, viene fuori molto bene Camilla Rossi e va lei a chiudere molto bene in crescendo, 38.71 per una ragazza che aveva 43.6, ci risulta, peraltro molto giovane, quindi più di tanto tempo fa non può averlo fatto, averlo realizzato, ma probabilmente aveva 14-15 anni allora, perché adesso ne ha 19. Bella gara, partita forte, si è gestita bene nella curva e poi è uscita molto bene nel rettilineo finale. Sì, bella gara. Valeria Simonelli vicina probabilmente anche al suo personale, quindi bellissima gara anche per lei, che dall'anno scorso si è spostata verso i 400 ostacoli. Diciamo che era piuttosto datato il tempo. Mi dai la conferma? Sì, abbastanza. Era del 2018, ecco, considerando appunto che poi quest'anno indoor ha corso in 54 e 63, quindi era... No, soprattutto aveva 16 anni. Ecco. Sì, no, diciamo che era piuttosto prevedibile, sì, il miglioramento. Sì, da quel punto di vista sì, però è un grande risultato comunque. Sì. Ma sì, forse... Ah, ecco. No, questa è la classifica giusta, detto. Abbiamo visto un'altra gara. No, è questa, 38.70, peraltro vittoria anche netta. Secondo posto per appunto Valeria Simonelli. Al PB anche lei. Anche lei personale, ma hanno fatto le prime 5 su 6 hanno fatto il personale. Ho detto abbastanza comune in queste gare. Sì, spurie. Firenze poi si conferma veramente una bella pista e la giornata è...
favorevole per i grandi risultati, come abbiamo visto. Andiamo in studio prima di, come stiamo vedendo, portarci sul rettilineo finale per i 100 metri maschili e femminili che chiuderanno questo evento. Linea Andrea Giannini, Laura Strati. Sì Andrea, giusto per fare qualche battuta con Jacopo e Andrea che sono ancora con noi. Sta andando bene, no, questo meeting, Andrea, per adesso? Benissimo, benissimo, gare bellissime. Devo dire che è molto particolare e affascinante quando gli atleti vengono nel salottino a parlare della gara subito dopo, pochi minuti dopo la gara. È vero che sono affaticati, però hanno una grande lucidità nel descrivere la propria gara e si percepisce tanto l'emozione della gara e dell'importanza che dedicano a questo sport. E credo che il salottino sia nato proprio per questo, per dare spazio e voce agli atleti a fine gara, e devo dire che funziona molto. Jacopo, abbiamo parlato prima di dual career, abbiamo visto un atleta studente come Luca Sito emergere, quindi si può fare atletica ad alto livello anche studiando? Si deve fare atletica ad alto livello anche studiando, ma come lo dicevamo prima con il gancio che ci aveva fornito il presidente di Fidal Toscana, deve essere una cosa che deve entrare nella cultura sportiva nostra, perché lo capisci subito che crescere in una forma di cantera, un dirigente in casa durante anche la sua stessa carriera professionistica sportiva è un valore aggiunto. Guardiamo anche i college americani, per esempio, dove i ragazzi studiano lì e in più fanno una vita da atleti quasi professionisti, anche se sulla carta non lo sono, ma c'è una sinergia tra il sistema di formazione e il sistema sportivo, ed è una cosa che dovremmo cercare di implementare, secondo me. Questa è la visione del nostro futuro, ecco. Beh, se posso parlare personalmente, devo dire che quando io facevo atletica a livello professionistico ero uno dei pochi che faceva anche l'università e spesso stridevano le due cose. Negli anni successivi qualcosina è cambiato, qualcosina sta cambiando, speriamo che possa migliorare ulteriormente. Ma sicuramente, ma qui tra di noi abbiamo degli esempi, abbiamo Laura, abbiamo te, gente che comunque magari l'ha fatto ma senza un apporto istituzionale, si è inventato, no, la dual career con tutte le difficoltà che comporta. Anzi, alle volte io mi ricordo, studiando, un professore mi disse: ma se tu fai sport fai quello, non studiare, non perdere tempo con l'università. Certo, si può dilatare il tempo magari dello studio, però è qualcosa che ti porti in cameri e te lo porti avanti poi al termine della tua carriera, che non è lunghissima. Ecco, a proposito di questo, posso aggiungere che il centro studi della Federazione di Atletica Leggera ha già in cantiere alcune idee al riguardo, sia per gli atleti, quindi sto parlando di formazione di dirigenti sportivi, sia per gli atleti appunto che vogliono diventare i futuri dirigenti del nostro mondo o in generale del mondo sportivo, che formazione per i dirigenti attuali. Quindi è sicuramente un tema caro alla federazione, e sono d'accordo con voi nel dire che le federazioni dovrebbero occuparsi anche, oltre che dell'aspetto agonistico e di promozione dello sport di base, anche della formazione delle proprie risorse, che è prezioso. Ci stiamo riuscendo? Ci stiamo riuscendo piano piano, assolutamente. Beh, questo è un bel segnale, un segnale positivo, importante per il futuro. L'ultima domanda, poi torniamo da Andrea e Giorgio. Le ultime gare cosa vi aspettate? Adesso ci sono i 100, uomini e donne, e ci divertiremo. Poi il 100, quando parliamo di 100 metri, non lo so, mi si illuminano gli occhi in un modo particolare. Facci vedere, perché gli occhiali. Facci vedere. Gli occhiali, sì, sono illuminati. Sono questi illuminati perché penso sempre al 18 maggio, non so perché. Non mi ricordo cosa accadrà il 18 maggio, me lo vuoi ricordare? Per anche perché, guarda, ce l'abbiamo anche qui, la foto. Mostrala. Marcel credo sia preoccupato, perché delle volte gli dico che la notte faccio fatica a dormire nel pensare, nell'organizzare il tutto deve essere tutto perfetto. Non è facile, però ci stiamo lavorando, ci stiamo provando per far sì che quel giorno sia, tra virgolette, memorabile. Ripeto, lo stadio si presterà e si presta in maniera particolare. Possiamo fare un po' di spoiler senza fare spoiler, perché poi sono loro che decidono cosa dire del 18 maggio.
In vista degli europei di Roma, in vista delle Olimpiadi di Parigi, ci saranno dei gruppi di allenamento internazionale che verranno ad allenarsi o a Roma o vicino a Parigi, comunque sceglieranno un paese, no? Può essere l'Italia come base di allenamento. Siete in contatto con alcuni di questi per reclutare gli atleti e farli partecipare il 18 maggio? Sì, assolutamente sì. Allora, c'è da dire che quando è partita l'idea, ovviamente abbiamo sia parlato con Sport e Salute e quindi l'amministratore delegato, il dottor Diego Nepi, il quale ci accompagna in questo progetto. Gli è piaciuto tanto il progetto. E Comune di Roma e Federazione Italiana, stessa cosa. Proiettandoci agli europei di Roma. L'obiettivo è quello, inaugurare la pista allo Stadio dei Marmi e proiettarci all'Europeo di Roma in casa. Per l'Italia sarà un grande evento e in quello stadio, lo Stadio dei Marmi, sarà il warm up, la zona di riscaldamento degli atleti per gli europei. Qualche settimana prima a Roma verrà il gruppo di Marcel con il coach Rana Ryder, il nuovo coach di Marcel in Florida, e quindi comunque avranno la possibilità di fare qualche allenamento su quella pista, quindi ci saranno un po' di atleti forti che hanno vinto medaglie prestigiose a fare qualche allenamento in quella pista, su quella pista. Perfetto, direi abbiamo fatto spoiler senza fare spoiler. Tanto ti estorceremo ancora qualcosa. Ricordiamo 18 maggio Sprint Festival Roma, lo sappiamo, è dominio pubblico ormai, ci sarà il Marcel Jacobs al suo esordio internazionale nel 2024. Esatto, scusami Andre, per chi volesse ovviamente su Viva Ticket ci sono i biglietti italiani, si può effettuare semplicemente cliccando sul sito Viva Ticket, comprare il biglietto per assicurarsi i posti migliori per seguire le gare del 18. Aggiungo io, facciamolo presto perché stanno andando a ruba, no? Certo, facciamolo presto per lo Sprint Festival di Roma e per gli europei di Roma che dal 7 al 12 giugno assolutamente. Appunto, Roma quest'anno vivrà veramente di grandi eventi. Bene, io direi che non so se è il momento di tornare, no, ancora molto presto, ci sono i 100 metri e poi 100 uomini, 100 donne e poi faremo un po', tireremo un po' le somme, no, di questa manifestazione. Jacopo, voi so che state vivendo questa ma già state pensando al 18 maggio. Certo, sicuramente, in questo momento rimaniamo concentrati qui, le gare non sono finite, l'evento sono i 100 metri, gara importantissima per la manifestazione, rimaniamo concentrati, godiamoci questo spettacolo e Firenze sarà un caposaldo del circuito Sprint Festival anche per il prossimo anno. Si aggiunge quest'anno una tappa, dico bene Andrea, che aggiungiamo una tappa anche a Milano a settembre, già nel 2024, sì, in coda alla stagione, all'Arena Civica. Anche questo è un piccolo spoiler che vi concediamo. L'abbiamo detto così en passant. Questa è una dire. Notizia, la seconda notizia di giornata e per commentare questa notizia passo di nuovo la palla ad Andrea Campagna che lo vedo un po' così, piacevolmente. Siamo a casa sua, no? Sorpreso, piacevolmente sorpreso, perché abitando a Milano, tanto meglio, no? Festeggiava, io l'ho visto. Anche se sono ancora un po' confuso da quando il signor Amato si è alzato gli occhiali, mi ha turbato. Ma andiamo in pista per i 100 metri uomini. Siamo con Dario Danilo Parisi, corsia 1 della Nuova Atletica Isernia, classe 2005. Alessandro Manetti dell'Atletica Firenze Marathon in corsia 2. Marco Ricci. Attenzione, uno dei favoriti di questa gara, abbiamo visto già bene nei 200, ragazzo da 10.30, Andrei Alessandro Zlatan della Fratellanza Modena, 10.32, e poi attenzione anche al suo esterno, Eric Marek, nome nuovo lo scorso anno della velocità italiana, lui che viene dal football americano, in questo abbiamo qualcosa in comune perlomeno, gareggia solo dal 2022, 10.28 già per lui, ragazzo che deve ancora compiere 20 anni. Matteo Melluzzo delle Fiamme Gialle, 10.25 di personale, poi abbiamo Francesco Ferrante, 10.91, ragazzo dell'Atletica Firenze Marathon, e Marco Morini, sempre della Firenze Marathon, all'esterno 10.96, serie unica per i 100, molto interessante ovviamente soprattutto le corsie centrali
Ricci, Zlatan, Marek, Emil Luzzo, forse ho sottolineato poco, questo 21enne già arrivato a 10,25 di personale, ragazzo che è stato il secondo italiano più veloce a livello under 20 dopo Tortu. Sì. Eccoli qua, allora Ricci, Zlatan, Marek, Melluzzo favoriti nelle corsie centrali, attenzione però anche Alessandro Manetti, Francesco Ferrante, però i quattro al centro sembrano avere qualcosa in più. Buona la partenza, subito bene Ricci all'interno, benissimo Melluzzo invece all'esterno con Zlatan secondo, viene fuori molto bene Ricci, Melluzzo che va a chiudere in 10-28, che tempo! Bravissimo, bravissimo Matteo. Aspettiamo il vento che insomma lo sentiamo. Sembrava però. 1-8 forse. Tu hai la percezione. No, ho visto lo schermo, c'era lo un qualcosa. Senti nelle sopracciglia il vento, vero? No, a parte le battute, grandissima gara in generale, grandissimo risultato per Melluzzo, l'abbiamo detto, era il favorito. 1-8, te lo confermo, 10-27. Va bene, poi mi dai anche i numeri del lotto. Anche un po' di fortuna. Va bene. No, sono molto contento per Matteo che da quest'anno ha cambiato guida tecnica andando ad allenarsi con il professor Filippo Di Mulo e aveva già fatto un ottimo risultato sui 66, migliorandosi molto. Sì. E oggi finalmente ritroviamo Matteo di qualche tempo fa, ragazzo siciliano di Siracusa, 21enne, gran fisico, 1,87 m per 78 kg, lui che nel 2021 fu terzo ai campionati europei juniores e quindi insomma non è una sorpresa, però che inizio stagione a livello outdoor. Sì, molto bella. E ecco qui abbiamo i risultati, 10-27 proprio per Melluzzo, 10-36 Ricci, 10-45 per Zlatan e 10-45 anche per Eric Marek, come detto erano i quattro con migliori accrediti e l'hanno dimostrato, sempre interessante questo Eric Marek che è ancora più giovane dei suoi 20 anni perché a livello sì, atletico è appena iniziato. Sì, Eric lo aspettavamo anche nella stagione indoor ma ha avuto anche lui un piccolo infortunio e quindi probabilmente anche adesso è leggermente in ritardo, ma ci sta, siamo al 13 di aprile. Matteo invece già convocato per le staffette dei mondiali con il professor Di Mulo, sì, sì. Allenandosi con lui, sì. Diciamo che è abbastanza interessato alle staffette. Però in se generale, le merita, non è una preferenza. No. Quindi ha preparato questo avvicinamento con molta attenzione e devo dire molto molto bravo. Sono molto molto contento per Matteo. Eh sì, bene anche Ricci che aveva già gareggiato nei 200 in precedenza. Quindi un ottimo 10.36. Un ottimo 10.36, bisogna anche approfittare di queste occasioni anche per fare i turni, no? Come si dice nella velocità in sì, particolare. Ma poi sai, io vorrei ancora... Capita spesso di gareggiare due, se non anche più volte durante la stessa giornata. Assolutamente, io vorrei solo sottolineare quanto adesso alcuni tempi ci sembrano normali. Ma 10.27, 10.36, 10.45 sono tempi di assoluto rilievo. Per la realtà italiana fino a una 10 anni fa erano un miraggio. Sì. Invece adesso ci sembrano normali. O comunque che arrivassero con questa costanza, ecco, con tanti atleti capaci di realizzare ottimi tempi. E avere questi atleti che alle prime gare già sono vicinissimi ai loro personaggi. Ultima gara in due serie, la prima dei 100 metri donne, all'esterno abbiamo Elisa Valensin dell'Atletica Bergamo Orio Center, 11.96 il suo personale. Intanto non parte, Giorgia Bellinazzi aveva già dato forfè nella gara precedente, probabilmente qualche problema ad arrivare qui a Firenze. Michela Barotti
11.96 è suo, 11.96, atleta della Libertas Livorno. Non c'è appunto in corsia 3 Bellinazzi, allora Carlotta Fedriga, classe 2004, non ancora ventenne, della Eder Atletica Forlì. Gianni Elis Herrera Abreu, ragazza dell'Aeronautica, classe 95, ragazza che vive a Verona dopo che si è trasferita dalla Repubblica Dominicana e che fa parte della staffetta italiana primatista nazionale. Irene Siragusa si schiera anche nei 100 metri dopo aver vinto, anzi dominato i 200. Arianna De Masi in corsia 7 dell'Atletica Meneghin. E poi eccola qui Eleonora Ricci delle Fiamme Gialle. Gara ricca di spunti. Eh sì, Siragusa che va anche lei con la doppietta dopo aver vinto i 200. Ma lei ci è abituata. Sì. Anche la giovanissima Valensin, che ha fatto allieva, ha fatto la migliore prestazione italiana sui 200 metri indoor. Quindi Carlotta Fedriga è arrivata terza ai campionati italiani sui 60 assoluti, finalista. Però, anche Arianna De Masi. Chiaramente le due veterane, Herrera e Siragusa, sono le favorite di questa gara. Tutto pronto, prima serie dei 100 femminili. Buona la partenza, vuota la corsia 3 come abbiamo detto. Molto bene all'interno Fedriga, Carlotta Fedriga torna sotto Irene Siragusa, ma Arianna De Masi che va a vincere con 11.31. Però si è migliorata di quasi 4 decimi. Grandissima gara. Però Arianna De Masi più 0.7 sembrava, tempo regolare. Addirittura vento contro. No, più 0.7. Ah no, a favore, scusa, sì. Splendida prova la ragazza dell'Atletica Meneghina, 23enne. Aveva 11.70 di personale, se viene confermato 11.31 è un progresso clamoroso nei 100 metri. Clamoroso. 4 decimi, è quasi un altro sport. Eh sì, ma un miglioramento pazzesco. 11.30, sì, confermato. 4 decimi di miglioramento, bravissima. 11.30 più 0.7, confermo, grandissimo tempo. Però contenta anche Irene Siragusa, ovviamente non era prevista inizialmente nei 100, l'ha voluto raddoppiare dopo i 200. Mentre siamo in studio andiamo con Andrea e Laura. Sì, grazie Andrea. Abbiamo Matteo Melluzzo. Ciao. Allora Matteo, cominciamo a ragionare adesso? Ah sì, diciamo dopo un paio d'anni un po' così, di transizione, sono molto felice di questo tempo e da qui partiamo per la stagione. Sappiamo che hai avuto dei cambiamenti tecnici quest'anno, sei seguito dal professor Filippo Di Mulo, cambiamento insomma, vicino casa comunque, ma è comunque un cambiamento. Sì, è sempre un sacrificio. Che... Esatto. Cosa è cambiato nella tua programmazione, nel tuo modo di approcciarti alla velocità? Ma diciamo che adesso ho fatto un salto di qualità ulteriore e ringrazio ovviamente mio papà, che è stato il mio allenatore per tanto tempo, e ho avuto la fortuna appunto che il prof ha sposato la nostra causa e appunto voleva allenarmi, e quindi diciamo che ci siamo trovati. Adesso è molto bello comunque allenarsi col prof, c'è un gruppo di lavoro molto bello e c'è ad esempio Giuseppe Leonardi che mi aiuta un po' per le ripetute un po' più lunghe e io lo aiuto per quelle un po' più corte, quindi ci sta anche questo cambiamento. Io non avevo un gruppo, mi allenavo da solo, quindi anche l'aiuto del gruppo sta facendo molto e questi sono i risultati. Matteo, dove vuoi arrivare a livello internazionale? Roma, e poi vediamo. Intanto ci sono i mondiali staffette, poi comunque c'è l'europeo che è uno degli obiettivi di quest'anno, e poi comunque c'è un grande sogno che è ad agosto. Quindi insomma ce ne sono, ma ti rivedremo il 18 maggio a Roma? Sprint sì, Festival? Sì, sì, certo. Piccolo spoiler Andrea, piccolo me spoiler. Lo permetti? Però è importante perché tutti i migliori azzurri ci sono, tanti ci saranno, e poi siamo felici soprattutto di questo miglioramento di un ritrovato Matteo Melluzzo. Grazie.
Matteo, grazie di essere stato. Ti mandiamo a togliere le scarpe che sappiamo che sono abbastanza scomode, a meno che non abbiate ancora qualche altra domanda per lui. Non so se abbiamo ancora qualche secondo. Nessuno mi dice niente. Matteo era anche qua l'anno scorso con la staffetta 4% titolare e quindi è già passato dal salottino. Probabilmente Firenze gli porta bene, lo Sprint Festival gli porta bene, lui è un grande talento e speriamo di rivederlo prossimamente. L'anno scorso c'è stato uno scherzo anche al salottino, che mi ricordo che avevo fatto una domanda un po' particolare, sì, a tutti. Sì, tipo un segreto. Quella cosa dei piedi, eri tu? No, io ero permaloso. Permaloso, è vero. Infatti ti hai arrabbiato tanto. Che parlavo nel sonno, queste cose qua. Sì, abbiamo ancora un minuto, ci dicono dalla regia. Andrea Campagna, no, ci stanno tagliando. Bene, Andrea, allora ti ridò immediatamente la linea perché c'è l'ultima serie dei 100 metri femminili, se non sbaglio. Io vi ascoltavo volentieri, ma guardo più volentieri la gara, l'ultima che abbiamo in programma quest'oggi, la seconda serie dei 100 metri femminili. Eccole qua. Abbiamo Lavinia Farano, classe 2008 in corsia interna, corsia 1, Atletica Firenze Marathon. Poi c'era Francesca Borsini in corsia 2, Atletica Prato, Sara Nannini, Atletica Firenze Marathon, Amélie Landon-Golò del Nisolino Sport, Martina Baldini, corsia 5, Atletica Firenze Marathon, come la compagna di squadra Martina Falagiani, un po' più esperta rispetto alle altre, veterana 1999 di nascita, una vecchietta rispetto alle altre, lo dico scherzando, con rispetto ci mancherebbe. Gaia Cardullo, Atletica Cascina, e poi Viola Ceccucci dell'Atletica Firenze Marathon. Direi una serie molto toscana, con Amélie Landon-Golò come inserimento. Sì, con Viola Ceccucci, figlia di Maurizio, figlia d'arte. Allora, pronti per l'ultima gara, poi avremo un ultimo studio di chiusura ovviamente per tirare le somme di questa splendida giornata di sport. Seconda serie dei 100 femminili, migliore a livello di personale Martina Baldini con 12.03, 12.16 Martina Falagiani, 12.19 Francesca Borsini. Partenza valida, molto bene all'esterno Gaia Cardullo. Molto, partita veramente forte dai blocchi, rientra però bene Martina Baldini, ma non ce n'è, e va Cardullo a vincere in 12.14, migliora anche lei il personale di 21 centesimi, almeno a livello ufficioso. Eh sì, si corre forte a Firenze. Si corre molto forte a Firenze, non si fanno partenze false. No. E si corre forte, direi che meglio di così, cosa vuoi? Era un consuntivo quello delle partenze false, questa era l'ultima gara, c'è stato un altempo, vabbè, ma non vale. Qui si incornicia questo risultato anche di squadra dell'Atletica Firenze Marathon, che ancora sottolineiamo ha fatto grandi cose per l'organizzazione di questo evento, si meritano anche questa quadretto finale, sì, assolutamente. È casuale, però ci sta. Sì, ci dà l'occasione per fare i complimenti, sì, all'organizzazione. È vero, eccola qui, questo è il risultato invece della prima batteria, con Arianna De Masi che ha vinto in 11.30, migliorando nettamente il personale, 11.41. Andiamo a sentire proprio Arianna in studio con Andrea e Laura. Un'altra bellissima novità davvero quest'oggi, da 11.77 a 11.30 il passo è lungo, ma ti aspettavi un risultato del genere, Arianna? No, allora, così no, mi aspettavo di fare molto sotto al personale, però sinceramente così sotto no. E adesso cambiano le cose per te? Sì. Entri in una dimensione nuova, lo sai. Sì. Tra l'altro l'anno potrebbe essere anche un anno giusto per fare atletica a un certo livello. È l'anno giusto, anche perché, vabbè, io non sono così giovane, quindi spero sia l'anno giusto per me. Sappiamo che ti alleni a Giussano, sei della scuderia, tra virgolette, di Alessandro Simonelli, siete un gruppo davvero di alto livello a questo punto. Allora, lo erano anche prima, molto prima che arrivassi anche io, però quest'anno siamo in tanti, sono arrivati ragazzi nuovi, tra l'altro tutti i miei compagni di squadra sono maschi e li saluto tutti,
e siamo un bel gruppo, lavoriamo bene insieme, ci sproniamo l'un l'altro, quindi sono molto felice. Dove pensi di poter arrivare dopo questo 11.30? Non ci ho mai pensato prima di ora, però se questa è la prima gara dell'anno, no, non lo voglio dire dove potrei arrivare. Quindi circondata dagli uomini all'allenamento, vuoi fare un appello per una sparring partner donna? È il momento di farlo. Sì. Va bene, io vi aspetto. No, devi dire come la vuoi. Però deve correre forte a questo punto. Certo, deve dire lei, deve dare i requisiti. Allora, sicuramente l'unico requisito è che deve avere un po' il pelo sullo stomaco, perché per stare con 7 ragazzi tutti i giorni bisogna avere il pelo sullo stomaco. E poi bisogna andare forte. Vabbè, allora... Facciamo nostro questo appello, chi vuole si presenta al campo di Giussano dalle ore alle ore il tal giorno, oppure... Tutti i giorni, tranne la domenica, dalle 10 a mezzanotte, 4. No, prima. Alle 4, dai. Orari variabili, sì, pranzo incluso? Pranzo sì, incluso, e tanto divertimento e tanto lavoro. Arianna, grazie mille di essere stata con noi e soprattutto complimenti per il tuo risultato super, ci rivedremo presto noi. Speriamo. Da qualche parte, sì. Penso che avremo occasione. Grazie mille, ti mandiamo a riposarti, sì, a goderti il meritato riposo. Rimangono con noi Andrea, Jacopo e a questo punto chiamiamo anche la terza colonna di questo Sprint Festival. Finalmente! Ti sei degnato di venire a salutarci. Claudio Licciardello, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, facciamo un rapido riassunto di questo Sprint Festival di oggi. Risultati belli sia dal punto di vista organizzativo, e te lo dico da organizzatore, sia dal punto di vista tecnico, e te lo dico da allenatore. Assolutamente, dalla prima all'ultima sono state delle gare molto avvincenti e siamo molto soddisfatti. Eravamo sicuri d'altronde che il tasso tecnico del meeting fosse salito. Meraviglioso, voglio fare una menzione a Sito, ha fatto una gara incredibile. E un finale veramente che lascia aperti ancora dei margini, e bellissimi 100 metri. Oggi c'è da dire che c'erano grandi condizioni, il vento nella prima parte era un po' ballerino, però poi si è stabilizzato sempre su un metro e mezzo a favore, quindi per degli sprinter è sicuramente un vantaggio. E devo dire che i nostri sprinter si sono ben comportati tutti, i 200 di alto livello, i 100 di alto livello in fine di manifestazione, passando ovviamente per le prove più di resistenza alla velocità, che sono state molto molto belle, quindi credo che i miei compagni siano super contenti, quindi bene. Bene, no, visto che siete tutti e tre, e poi passo la palla a Laura, raccontateci un po' questa bella atmosfera che si crea tra a organizzare un evento del genere. Ormai è un po' di anni che la macchina va avanti, va sempre più forte a quanto vediamo, e quindi raccontateci un po' questa chimica che c'è tra di voi. Ma allora, è un discorso che abbiamo fatto fin dal primo giorno, cioè noi tre abbiamo una visione che va al di là dello sport, che è molto simile. E spazia su vari temi della vita in generale, e quindi c'è anche una visione sportiva molto simile. Stiamo lavorando da mesi sia per lo Sprint Festival di Firenze che quello di Roma. Non è facile perché comunque sono ravvicinati come data. E quindi è un lavoro che si fa quotidianamente, ci sentiamo tutti i giorni, praticamente quasi tutti i giorni. E tutte le notti. E tutte le notti, okay, e non si dorme. Soprattutto le ultime settimane diventa sempre più complicato, perché comunque, come dicevo prima, l'attesa, soprattutto su Roma, è molto prestante. E vogliamo fare bella figura, ma soprattutto fare bella figura davanti al pubblico, che è la cosa che ci interessa di più. Cioè, riempire lo stadio per noi è l'aspetto principale. Avere il pubblico sugli spalti a vedere le gare di atletica è fondamentale. Senza di loro non ci sarebbe qualsiasi tipo di evento sportivo. Io riprenderei però una news che è venuta fuori prima, una bomba che ci hanno mollato e poi non ci hanno dato il modo di approfondire.
abbracciare Jacopo la stagione, si le responsabilità Jacopo la stagione di... agonistica 2024 non finisce con il Golden Gala ma finisce con lo Sprint Festival a Milano il 13 settembre, giusto? Sì, certo, lo confermiamo, lo ribadiamo con forza e fermezza, ma proprio perché mi riaggancio al discorso che facevamo prima sugli stadi. Quali sono gli stadi più iconici d'Italia? Lo Stadio dei Marmi, lo Stadio Ridolfi di Firenze e anche l'Arena Civica di Milano. Anche questo è stato un discorso partito anni fa, quando avevamo solo una tappa dello Sprint Festival, e quest'anno possiamo dire che arrivando a tre eventi nell'arco di un anno stiamo creando un piccolo circuito. Ci eravamo dati questo obiettivo perché proprio volevamo rendere itinerante sia a livello geografico sia a livello temporale la manifestazione, proprio per dare un grande spettacolo a livello di eventi di velocità come sono stati questi. Parlavamo di chimica anche prima, no Andrea? Sappiamo benissimo che la chimica serve anche per formare gli esplosivi e quindi non sempre noi abbiamo la stessa visione, no, sulla conduzione e l'organizzazione di un evento, ma questo ci permette poi di fare autocritica e ci permette di trovare le mancanze e colmarle con le competenze di ognuno di noi. Questo deve fare una squadra, questo speriamo di aver prodotto, ma soprattutto lo facciamo per il pubblico, come giustamente ha detto Andrea, e anche per gli atleti stessi, perché vivano un'esperienza indimenticabile. Io non lo so chi eleggerà MVP della manifestazione, perché sono state tutte gare straordinarie, e questa è una palla che rilancio a voi. Secondo voi chi è stato l'MVP oggi? Non è semplice. Uomo e donna. Dal mio punto di vista, devo dire, forse dal punto di vista femminile, la sorpresa di Arianna De Masi è stata qualcosa di davvero importante, è un po' la ciliegina sulla torta. A livello maschile devo dire che i risultati buoni sono stati tanti. Mi viene in mente Luca Sito, perché anche lui ha fatto un exploit che però forse era auspicabile, perché sapevamo che questo ragazzo aveva grandi potenzialità. Però i ragazzi allenati da Claudio Ricciardello, nonostante Claudio Ricciardello, sono molto bravi, ad esempio. Che secondo me prima era assorto nei suoi pensieri e pensava l'allenamento, il prossimo allenamento, cosa può cambiare, migliorare, vero? Audio. Scusa Claudio, non... Scusatemi, scusatemi, era chiuso. Sono molto contento, dicevo, però io quello che valuto naturalmente è la latitudine. Noi siamo ancora al 13 di aprile, la stagione è molto lunga, le risposte le ho avute, sono molto contento, soprattutto dagli sprinter corti, ma anche da Riccardo Meli, che comunque ha fatto un bel 300 ben distribuito. Io mi posso dire che sono molto contento della giornata odierna, ma sono contento perché Firenze si dimostra una città ancora sempre molto, molto aperta all'atletica, come sempre, come era auspicabile. Il secondo Firenze Sprint Festival è stato un bel evento, è un evento che mi auguro fortemente proseguirà negli anni, perché è una città che ha bisogno di atletica, perché ha una struttura importante con delle ottime condizioni per poter correre. Quindi questa è la cosa principale. Poi naturalmente le valutazioni dei miei atleti le farò da domani, però questa è la cosa principale. Firenze è sicuramente la città dello Sprint Festival, quindi questa è una cosa che a me piace tantissimo sottolineare. E questa è una delle tante cose bellissime che abbiamo sentito e visto quest'oggi. Io volevo coinvolgere, nel frattempo stavo gesticolando, Giorgio Frinolli e Andrea Campagna, che quest'oggi ci hanno raccontato alla grande questo evento. Magari li facciamo, ci stringiamo, che facciamo ancora di più di squadra, no? Ormai è tanto che siamo tutti assieme. Giorgio, qui ci sono un sacco di spunti interessanti, perché poi insomma... parliamo anche da tecnico, no? Quest'oggi abbiamo visto delle cose, delle grandi sorprese e risultati davvero importanti per essere al 13 di aprile. Abbiamo visto risultati molto importanti, sorprese sì e no, perché devo dire che Luca Sitolo sapevamo che era in ottima condizione, ma anche Arianna De Masi sapevamo che stava molto bene, perché avevamo avuto modo di averla con noi in raduno per le staffette recentemente e si vedeva che si muoveva molto bene. Certo 11:30 è un grande tempo, quindi
gli atleti allenati da Alessandro Simonelli oggi hanno fatto veramente una grande giornata, hanno avuto una grande giornata, così come gli atleti di Claudio. Quindi devo dire che questo Sprint Festival per noi del settore tecnico e della velocità è stata una giornata molto utile, in funzione appunto delle staffette che dovremo affrontare a Nassau, e anche in funzione della stagione, di tutta la stagione, hanno portato la ribalta atleti nuovi, freschi, giovani, e ci fa molto molto piacere. Tutto il lavoro in più questo, Giorgio, che però fa piacere. Beh, sì, direi che fa molto piacere, è molto più stimolante ed è sempre meglio dover scegliere tra tanti atleti forti che tra pochi atleti scarsi. Allora, io volevo coinvolgere un attimo Andrea Campagna, l'abbiamo chiamato più volte, è rimasto dietro. Sai che io non ho una fisicità, sono un'entità aleatoria. Andrea, velocissimo, una battuta, come ti è parso? Ti sei divertito a commentare? Allora, mi sono divertito a commentare, sì, per me è una cosa nuova, non commentare ma farlo in un contesto come questo. Ringrazio gli amici di Sprint Festival per avermi dato questa possibilità. Mi sono divertito, le gare sono state belle, la cosa più bella però per me sono i tantissimi bambini che ho visto gareggiare, anche guardare, seguire, chiedere gli autografi a questi atleti che noi conosciamo, sono forti però non sono le superstar dell'atletica mondiale, insomma, eppure questi bambini andranno a casa con l'autografo dei tanti atleti che vorranno imitare in futuro. Per me, non me ne vogliate, ma questa è la cosa più bella da sportivo proprio che ho visto oggi. E poi ho visto tantissime belle gare e devo dire ci aspettavamo un buon livello, ma io credo si sia andati anche oltre le aspettative complessivamente, diciamo, a livello proprio di risultati cronometrici, di bellezza di alcune gare soprattutto, ma in generale a livello complessivo. Volevamo sapere cosa farai il 13 settembre, scusa Laura, poi ti lascio la parola, se sei libero. 13 settembre, da qui a là, non lo so, farò in modo di essere libero. Mi voglio ricollegare un attimo allo spunto che mi ha fornito Andrea Campagna e anche un po' a quello che ha detto Giorgio, perché la federazione sta investendo nel reclutamento di nuovi tesserati, supportando le società. Oggi nella cornice dello Sprint Festival è stata inserita una delle iniziative che la federazione sta portando avanti ormai dal 2022 e che si sta concludendo, che è questa serie di 4 progetti finanziati da Sport e Salute. Infatti lì c'è uno stand dedicato, e sono i progetti Pista, Piano Sviluppo Talento, Rancard Young, Rancard Silver e Porta Aperta allo Sport, che appunto mirano a reclutare più nuovi tesserati possibili, che saranno gli atleti del domani, supportando le società di base che sono il cuore dell'atletica. Tra l'altro il progetto Pista punta, come stiamo parlando di tutta questa nuova schiera di atleti che si sta formando, punta a creare questa rete di nuovi 100 tecnici specializzati e formati, che andrà a inserirsi appunto a coordinarsi con le società Poli del Talento, che sono le società di base che hanno partecipato al progetto e sono state nominate appunto Poli del Talento. E andranno a monitorare proprio il talento e l'identificazione e poi l'accompagnamento dei talenti nuovi verso l'alto livello. Bello, bello, perché si inserisce in un momento davvero felice, fecondo per la nostra atletica. A proposito dei talenti, voleva la parola di nuovo Andrea Campagna. Per parlare di talenti, non certo in quanto tale, scusate. No, c'è un cruccio che ho e che non ho dato i risultati definitivi delle gare di disco uomini e donne, lo voglio fare, ci tengo. Giovanni Faloci ha vinto al maschile con 58-42 davanti a Rico Saccomano e Andrea Fassina, mentre al femminile abbiamo visto il bel lancio di Deiso Zaccue, dopo i 4 nulli è arrivata poi a 60-57, ha vinto davanti a Emily Conte 56-56 e Stefania Strumillo 54-51, poi via via le altre, Sofia Coppari, Diletta Fortuna, Elena Variale e Fabiola Caruso. Scusatemi, sai che sono leggermente pignolo, ma leggermente. Ma questa tua pignoleria ci entusiasma sempre. Grazie, grazie davvero Andrea. Grazie a voi. Siamo vicini alla conclusione. Si chiude un meeting molto bello, ci siamo divertiti. Fra 5 settimane c'è già un altro impegno. Io volevo soffermarmi proprio su questa sinergia, ricollegandomi alla tua domanda tra 5 settimane, che si crea
su Firenze oggi e per quanto riguarda anche le istituzioni, Comune di Firenze, la Fidal Toscana e su Roma ugualmente con l'assessore allo sport Onorato che spinge il progetto Sprint Festival sulla tappa di Roma e quindi riusciamo a creare una sinergia importante per poter far sì che tutto vada per il meglio ed è fondamentale nel percorso dell'evoluzione dello Sprint Festival che ogni anno alza l'asticella sempre di più e quest'anno quante volte l'avrò detto la parola Marcella? La vogliamo ripetere l'ultima volta, 18 maggio cosa 18 succede? Maggio. 18 maggio Stadio dei Marmi Roma, c'è l'esordio in Europa e in Italia di Marcel Jacobs sui 100 metri e non vediamo l'ora, diretta Sky Sport, importante dirlo, ci sarà la diretta Sky Sport e quindi ci aspettiamo un grande pubblico, biglietti in vendita su Viva Ticket, venite in tanti. E noi ci saremo con grande entusiasmo, con grande voglia, oggi ci siamo goduti delle belle gare. Ragazzi, se non c'è altro non ci resta che salutarci e rimandare l'appuntamento di nuovo 18 maggio Roma Sprint Festival dalle 16, ci sarà la diretta su Sky, come ha detto Andrea, ci sarà la diretta sul canale streaming della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Assolutamente. Noi ci saremo tutti, sì, in massa, squadra al completo, con grande entusiasmo e non mancheremo. Signori, grazie al pubblico di Firenze che sono venuti in tantissimi, quindi grazie davvero Firenze. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti. E a presto. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao Kevin.